E quello che state ascoltando è Fumble nello spazio. dove non si sente il suono, o non si sentono i Il podcast. vuoto nel suono. Non si sentono i podcast Lo perché non avete la spazio. connessione nello spazio, ma se siete sulla Terra potete ascoltare Fumble GDR su fumblegdr.it, su QWERTY.it che è il network di questa trasmissione, su Spotify, su Spreaker che è il network che ci fa andare anche in diretta audio, E secondo me anche qualche frigorifero wifi. su Facebook, su YouTube. E Su Google se ci Podcast. scaricate su Google Podcast, potete su Google Podcast, su iTunes, dove volete, insomma. Quella che state ascoltando è un'altra puntata di Coriolis, che è la campagna di fantascienza, credo la prima campagna vera e propria di fantascienza di Fumble GDR. Assolutamente sì. Giusto, perché Star Wars è Non è fantasy. fantascienza. Esatto, Poi Star Wars è non Star è Wars. fantascienza. In più Guerre Stellari ci ha deluso con Episodio 8. Ma a parte questo, non sei l'imperatore che ti puoi permettere la risata alla fine del trailer. L'hai vista la versione quella Con Jar Jar Binks. Già. Misa! La Qajar Binks, che è una connessione con Coriolis. Torniamo a parlare di Coriolis perché questa sera continuano le avventure della Talisman. Ma prima di continuare le avventure della Talisman, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alle votazioni dei Player Awards e ci hanno fatto vincere quel bel premio qua sotto, in un angolo. Bellissimo! Clotos come miglior game design. Grazie, grazie, grazie. È lì, giusto. E Sì. state tutti indicando in una direzione diversa, quindi è bellissimo. No, alla mia È che ho il sinistra. lag, Alla stavo mia cercando di sinistra è giusto, capirlo. adesso appena si riallinea il Prima video. o poi qualcuno Vedi? l'ha azzeccato. Tac, perfetto proprio il mio. Vai. È lì, Invece vedi, l'avevo detto che era lì, è l'ho lì. sbagliato. Non solo, vorrei ringraziare anche chi ha finalmente finito di leggere sia La Corte di Oberon che Spartan G, e soprattutto di Spartan G qualcuno ha finalmente scritto qualcosa di bello. Grazie Forum Sententiam. Ci Che hanno creato avete. delle arance con la marca. No, quelle le ho create io, ma loro hanno scritto sotto che quando lo stavano leggendo avevano delle visioni surreali di sigle e animazioni che non esistono. E questa è la cosa più bella che vi potevate Grandi, dire. grandi, visitate uno psicologo di fiducia, grandi. Beh, però, grandi, Grandi. grandi, grandi, grandi. Grazie, grazie, grazie. A proposito, se ci sono altre cose che volete leggere che non sono ancora uscite nei negozi, negozi che dovreste visitare per comprare Clotos e Gattai, e qualora non li avessero, dovreste tirargli una testata e dirgli: perché non ce li hai? Fateli arrivare. Dammi Clotos bastardo. Esattamente. Anche, ditegli anche Fumble Now e magari Fumble Fumble Now. Now! Dite Fumble Now e se non vi fa uno sconto del 5% è normale. Però diteglielo Perché in comunque. realtà non serve. Ditelo però. Se volete giocare anche i giochi che stiamo playtestando e che quindi non abbiamo ancora fatto uscire, andate su fumblegdr/playtest, ci trovate Monogatari, che è il primo hack di Clotos, insieme a Samurai, Shinobi, Yamabushi, Bushido, E che ci vedrete, no, Bukkake Bukkake non lo so ancora, è metallo, però settimana prossima ci vedrete giocare. Questo secondo me vale quasi due. No, dai, ho detto Bukkake, sono Bukkake. Esatto. Beh, ma non si fa da soli, quindi Però, dipende quanto ammirai. aspetta, Non sei un metallo per te. E però aspetta, a Modena eravamo allo stesso stand di Manuel Casto, che ha Però incantato Bukkake, quindi c'è un fil rouge che collega tutto quanto. esatto, è quel gioco con le tessere, no? Ebbene, sì, oltre a Monogatari c'è Shining Monogatari. Knits. No, esatto, c'è Shining Knits che è il dungeon crawler per bambini da cui Clotos arriva in realtà. Poi abbiamo Pugno Arazzo, che è il gioco di carte dei robottoni giapponesi. Abbiamo Not the Non solo dei End, robottoni giapponesi, di di Gonagai. Gonagai, e abbiamo Not the End. Considerate che Claudio manda dei messaggi alle 3 di notte ogni tanto, con scritto Gonagai! Gonagai! Scritto così. Beh, sembra. Beh, se avessi dovuto fare un pitch a Gonagai, lo descriverei anch'io ogni tanto. Gonagai, così a caso. Quindi, io Gonagai ho imparato che era una persona vera nel mondo quando Claudio ha detto: devo preparare un pitch per Gonagai. Ho detto: eh? Ah, ma quel video che ha fatto simile pubblicità giapponesi, Claudio, quello con le Quale? esplosioni, Ah, presente quelli che fanno gli attori americani ogni tanto per guadagnare soldi, no? E cos'altro? Ah, niente, domenica esce la prima, cioè in realtà sono quattro paginette perché è proprio l'introduzione, ma esce il primo capitoletto di Not the End che andiamo a, come si dice, a distribuire di settimana in settimana a pezzettini. La prima release. La prima release. Cifrato. Ovviamente, chiaro, A altrimenti. proposito di cifrato, iscrivetevi a Loot. Già, perché abbiamo iniziato la nuova stagione e già si stanno cercando di non badare con il computer, ma non gli sarà facile neanche con il computer, cercando di decifrare un messaggio che è arrivato all'associazione di Loot, ma lo scoprirete seguendo la pagina Facebook.
sta diventando sempre più attiva, sempre più grande, sempre più figa questa cosa. Io mi sto pentendo di non riuscire a giocare semplicemente per il fatto che mercoledì side, cioè martedì side quest, venerdì fumble in mezzo a The End, avrei delle difficoltà, però andateci voi perché è una figata gigantesca. Non solo la tua connessione non lo permetterebbe, non lo permetterebbe in effetti, purtroppo no, ebbene no, Errol 20 non è magnanimo con la connessione a criceti, purtroppo non funziona. Per entrare nello spirito di Coriolis vi racconto questa storia di vita vissuta e di quanto Coriolis sta influendo sulla mia vita. Domani vado a prendere la macchina nuova e mi sto facendo un sacco di problemi per quanti soldi spendo. La prima versione della macchina che ho preso aveva gli interni classe 2 in realtà è abbastanza di lusso. Allora, c'è paura, c'è lusso. È questo il problema. Praticamente la prima versione che ho preso aveva gli interni quelli più belli, quelli con la chiara, con gli inserti pelle, bla bla bla, e mi sto facendo dei problemi perché magari domani vado a fare un altro preventivo senza gli interni fighi, perché sono soldi che non dovrei spendere. Mi sono reso conto mentre bravo qua, vedi, entra nella mentalità di Ron, ecco, cioè mi sono reso conto che sto facendo i miei problemi per risparmiare togliendo le cabine di lusso dalla macchina che comprerò. Esattamente. Tra l'altro c'è anche il rischio che tu vada a comprare una Kajar, quindi sarebbe le voci nella rete umanità di Coriolis dicono quanto ci amano per quel primetto in basso a destra. Ma quale, quello? Quello lì. Adesso lo sappiamo dov'è. Quello di Clotos come miglior gioco per game design. Questo qui? Quello lì. Esattamente questo. Quello lì. Miglior game design. Master. Sì. Faccia riassunto. Apprentice. Mi lanci il riassunto. Seven Steven Seagal. Andate a cercare Fishmaster se non sapete di cosa stiamo parlando e deliziatevi. Prima ascoltatevi l'originale. Simple. Hard porn, find a whip. Ok. Bene, basta. Basta. Ok. Torniamo seri perché è una puntata seria questa. Non siamo mai stati seri. Tranne in alcune porzioni. No, non è vero, siamo stati a Cult e alla Leggenda dei Cinque Anelli, basta. Anche qua in alcune porzioni. Anche qua. Piccole porzioni. Cioè, i lampi di serietà ci sono stati. Ma significa? Nell'ultimo. Piccoli amusbush. Nell'ultimo, per esempio. Non c'è Gianni. Possiamo dare tutto il francese che vogliamo. Vive la France. Cosa è successo in particolare? Che un sacco di roba. Avete deciso per installare l'intelligenza artificiale? Sì. Avete una parola forte, ma va bene. Usiamo quella parola. Una parola fortissima. Diciamo che Ilone è stata lasciata da sola con Jupiter. Ecco. No, quindi... c'era anche Eric. Dai. Che però almeno ha disinstallato le cabine di lusso. C'era anche Eric, il Joker, due facce. Era il miglior creme della creme per decidere. Bene, avete deciso di installare l'intelligenza artificiale Bob. Sì. B.O.B. Bring perché? Our Bombs. No, è Breakout Box. Perché quello era Bring Your Bombs. No, l'acronimo di Bob è Breakout Box. È un circuito che serve per riparare l'elettronica. Cosa che io, avendo technology... Non conosci, evidentemente. Vuoi spingere? No. Avete riparato Bob. La nave poi ha deciso di autoinstallare cose che voi non sapete cavolo siano. Ma sembra che dall'attacco subito fuori dalla base lui si sia apparentemente ripreso. Sì. Successivamente, mentre voi decidevate da farsi litigando con Eric. E tu eri a cercare tra le cianfrusaglie, gli artefatti. I coglioni delle cianfrusaglie. Esatto, preziosissimi. Zero e Ron stavano scendendo per andare a disattivare il reattore. E avete avuto un incontro ravvicinato con... Io neanche troppo ravvicinato. Io più ravvicinato. Io ero almeno 30 metri. Con un androide e... quello che sembrava essere Urbani, ma... Sembrava ed è. Sembrava, diciamo... Almeno il suo corpo Il suo corpo lo era. La persona che c'era dentro un po' meno. La cosa, diciamo, più importante di quell'incontro è che vi ha riconosciuto come degli araldi. Sì, continuava a chiamarci araldi. Che però... Che ignorante, non sa neanche che mi chiamo Zero. Non ha ben specificato la sua funzione di questo araldi riferito a voi.
ma vi ha ignorato ed è andato da verso il teletrasporto dopo che comunque Zero gli abbia inflitto una ferita. Perché Zero, cercando di non ucciderlo, gli ha sparato la giugulare. Ricordo. Una ferita fatale. Per non ucciderlo. Per non ucciderlo, infatti aveva un di 6 minuti per sopravvivere. E lui è non uccidere. E tutti e due vi ha lasciati a terra con i suoi... No, lui era scappato, sì. No, no, lui si era beccato una folgorata. Mi sono trascinato morendo dentro. È diverso. Zero, tutto questo, ha avuto un'illuminazione. Infatti ha avuto il tempo per andare al piano superiore dell'elaborazione dei manufatti, ma comunque, mentre Samad, Eric scendevano per soccorrere Zero che era rimasto ferito, qualcuno si è teletrasportato nell'hangar. Un androide, suppongo. Nessuno l'ha visto. Hanno sentito rumori di passi. Sì. Vero. E il posto era comunque disabilitato perché il reattore era in sovraccaricamento. Ilona, per entrare dentro, aveva fatto scoppiare mezze zone della base. Quindi non si vedeva un granché. E avevamo percepito anche dell'oscurità. La nave aveva percepito dell'oscurità, sì. Un fattore di oscurità molto elevato, che è stato illuminato parzialmente quando Ron ha chiesto alla nave di sparare e la nave ha mancato per un pelo. È vero. Quello che poi Samad, ritornando al piano superiore insieme agli altri, scoprirà essere il corpo di Gorbani, che avete recuperato prima che morisse. Avete recuperato proprio al pelo? Sì. Mio padre ha preparato il coriolone per tutti voi. Leggero? Così l'ho bevuto giù di no? Io lo verrò. Io lo verrò dopo un po' che giro. Adesso capite Eric. Mi ha dato un pugno nella storia. Ok. Molto buono. Leggerino. Che puttana. Però buono. Mi asciugò la lacrima. Aspetta, che possiamo sgrassare. Vedi a cosa succede a bere le scorte di Eric? Grazie al papà di Claudio. Avete riportato il corpo di Gorbani a bordo, l'avete curato e trattato, e nel frattempo ondate del reattore vi fiaccavano sempre più e avete deciso di andarvene, togliere le tende di lusso, più che altro di lasciare andare e tagliare sì. La corda di lusso. Nel frattempo, tutto ciò che di lusso è stato rimosso dalla nave. Zero, che ha proferito le parole sbagliate. Sì, perché non se la passava particolarmente bene. Esatto. E Roberto ha raccolto un assist mio involontario, in modo veramente magistrale, veramente da giocatore di ruolo. Plus. Provato dal combattimento, ha fatto rivivere in Samad il pensiero anche da un Omar, fumble in cui cercava di fargli dimenticare di Omar, la gaffe, capito l'errore, ha cercato di usare uno dei suoi poteri per cancellare di nuovo questo ricordo, ma ha fallito, ma ha fatto l'opposto, ha sbloccato tutti i ricordi di Omar e Samad è andato in un turbinio di cacca nella testa. Sì, anche perché poi la puntata è proseguita e io ho chiesto a Ron: parlami di questo Shariar. E lui mi ha parlato di una persona che io ho ricondotto dalla grafia essere proprio Omar. E perché io ho il biglietto ancora che mi aveva lasciato lui segnato. E a me è salito un Cristo gigantesco, sono andato nella cabina standard che non avevo mai utilizzato, e cosa che probabilmente i personaggi hanno frainteso come non hanno più la talisman perché l'ha presa l'androide, quindi non può andare da nessun'altra parte. La Kajar, io volevo fare qualcosa di assolutamente drammatico, probabilmente nessuno l'ha capito, fa niente. No, l'abbiamo capito tutti, era talmente drammatico che volevi far scoppiare le tue cabine di lusso. Le uniche che avevi, perché hai detto di attaccare la nave, sì, che stava scappando dal... Ma è stata troppo veloce e non siamo riusciti a inseguire. Era troppo veloce e non siete riusciti a inseguire. Perché purtroppo Eric era sobrio. È vero. Cosa che non sarebbe successa stasera, ad esempio. Ma è così... Sì, è... abbastanza violento. Come diceva 3, Matrix, 2, lo usiamo 1. Anche per... Wow!
Sì, appena scalda libera tutto. Ma giochiamo! Basta parlare di alcolici e debauchery. Non c'è Eric, dobbiamo compensare in qualche modo. Il ragazzo va chinotto d'orzo. Allora, va bene. E quindi si può chiudere il riassunto dicendo che siete nello spazio. Sì. Con i motori a piena potenza verso una direzione che non avete ben calcolato perché stavate inseguendo la nave, zigzagando, fregandone assolutamente di tutto e tutti. Zero torna nella cappella a pregare e a ripristinare la sua scorta di talismani. No, no, aspetta, è successa un'altra cosa importante. Io ho fatto 7 successi nell'utilizzare Mind Walker. Mi sono collegato con Omar e lui era l'ultima cosa che era successo. Sì. E lui mi ha detto che Omar è scomparso ed è rimasto il folle. Lui così mi ha detto, io non ho capito, mi ha detto Omar non c'è più, c'è solo il folle. Sì. Aspetta, che fingeva di essere la... Omar è morto, ora sono il folle. E io vorrei ricordare a tutti che di solito quando qualcuno ti separa da una ex così gli fanno i complimenti. Poi vedete voi. Io vorrei anche ricordare che quando qualcuno parla di sé in terza persona non è una buona sera. Soprattutto se si definisce il folle. Però perché fingeva di essere la lacrima, una cosa del genere. Ah sì, la signora della fingeva di essere la signora della lacrima, è esattamente il contrario, perché invece che proteggere è in realtà lui non solo fingeva di essere la signora delle lacrime, ma fingeva di essere l'icona incarnata, come il giudice incarnato a Coriolis. Esatto. No, ma non una cosa leggera. Che cagno. L'hai creato tu. Ma smettila. Il personaggio è la tua. Beh, abbiamo un Kaven Gorbani legato e da interrogare. Beh, dobbiamo riportarlo là dove... No, io non so, io sono nelle cabine. Non di lusso. Quindi io sto zitto. Quindi rimaniamo io e te. Io e te, Elon. E Eric è sdraiato... Ah, Eric è probabilmente svenuto. Eric non veniva da giorni. La prima cosa che ha fatto è stato attaccarsi all'antigelo. Esatto. Giorni nel senso di qualche ora, perché noi siamo stati... Ma per lui sono giorni. All'incirca sì, comunque sì. Si è provati dalla situazione, qualche ora per lui sono giorni, è come se fossero settimane. Sobrio da 7 ore. Ciao, sono Eric. Sono 7 ore. Sì, comunque per Eric era troppo da assimilare, ha assimilato quanto doveva assimilare, l'ha assimilato tutto insieme e ora avrò bisogno di un po' di tempo per riprendersi. Per le voci nell'intercom, Fede, i tuoi biscotti sono finiti la mattina dopo. Mi spiace, non ci sono più. Quali biscotti? Dovrei ascoltare la prossima puntata di SideQuest per scoprirlo. Esatto. Torna con altri biscotti. Torna a Fumble con dei biscotti. Giusto. Comunque. Dove sono i miei biscotti? Non ci sono i biscotti. Ilone e Ron sul ponte di comando. Esatto. Dov'è il il pappagallo? Galbani. L'uomo formaggino. Vuol dire fiducia. Gurbani vuol dire fiducia. Gurbani. Carver Gurbani. Dove l'abbiamo messo? C'è il Gurbani. No, è Galbani. Legato all'infermeria. L'abbiamo legato in infermeria. Okay. No, l'avete curato in infermeria. Adesso è anche legato. Io ero talmente incazzato che ho detto mettetelo lì, cioè mettiamolo lì, leghiamolo con delle cinghie, rassettiamolo e non tocchiamolo fino a quando non abbiamo consegnato. E non fatelo vedere a Eric, soprattutto. Esatto. Quello, senza dubbio. Noi sapevamo dove doveva essere portato questo qui. Sì, da Rozbe... Sedini, che è un rappresentante del consorzio a Coriolis. Ok. Uno dei più alti. L'idea era di tornare là? Ci pagano la nave. L'idea è di portarlo a chi ci paga... Esatto. È di chi ci paga più soldi. Ok. Zero nel frattempo che lo sono sopra, sta andando all'armadietto, toglie la targhetta, che è scritto Bob, e l'attacca insieme alle altre 6 dietro la statua del senza volto. 7. Questa è la settima. Sì. L'attacca dietro la senza volto e si vedono queste targhette, alcune ormai hanno perso la colla, quindi sono mezze staccate, ma l'attacca lì in fondo e continua a pregare. Cioè, in realtà adesso dovresti attaccarla al core della nave. Bob. No. Bob è più di... Ma tornando a Gorbani, sì. Non sappiamo che cosa lui sappia. Non sappiamo se lui sappia ancora qualcosa. Sì. Se la botta in testa che gli abbiamo dato l'abbia inscemito del tutto. Se quello che in realtà sapeva le cose era l'androide che è scappato con la nostra nave.
Dove diavolo è finita la nostra nave? Sono tutte domande a cui dobbiamo ottenere risposta. Noi non abbiamo un segnalatore, cioè un qualcosa legato alla nostra navetta per trovarla. L'avevamo, abbiamo cambiato i comunicatori per non farci trovare. No, quello è della Talisman. Solo della Talisman. No, ma poi anche se abbiamo cambiato quello della Qajar, noi ce l'abbiamo. Voi avete il codice di serie del radiofaro, certo, della Qajar. Bisogna vedere se il radiofaro dice là, è acceso. E se è in questo settore. Beh, un tentativo lo faccio. Se non sta andando a saltare. Esatto. Un tentativo lo faccio, poi se andiamo effettivamente a Coriolis per andare a recuperare i nostri soldi. Ma a Coriolis non c'era tipo la guerra civile. Infatti è un po'. Cioè, c'era anche quel discorso. Ce n'erano due guerre civili a Coriolis. Uno su Darba da No, a Coriolis ce ne sono due guerre civili. Due guerre civili su Coriolis. Cioè, le Stellar in rivolta, quindi la parte bassa, più c'è una rivoluzione sopra perché il giudice incarnato si è rotto coglione di fare la voce senza voce nel consiglio. Ma magari non andiamo a Coriolis. Infatti l'ordine dei paria ha cominciato a muovere guerra al concilio e sta portando la nave madre verso Coriolis. Allora, la cosa migliore da fare è scoprire che cosa questa persona è in grado di dirci, registrarlo, perché se dovesse morire per qualsiasi motivo durante il viaggio avremmo fatto tutto questo viaggio per niente. Sì. E poi decidere con gli altri da che parte dirigerci. Vero. Quindi proviamo a vedere se si è svegliato, magari è tornato in sé. Andiamo verso l'infermeria. Gurbani è lì sul lettino ospedaliero. È sveglio? Legato. No, non è sveglio perché l'avete detto a Bob di tenerlo buono ed è sedato. Come sono i parametri vitali? Sono stabili? Sono stabili, non può subire grandi sforzi e fatiche perché comunque la ferita si sta ancora rimarginando. L'ha curata da neanche mezz'ora. Ok, quali sono le tempistiche per curare a tutti gli effetti questa ferita? Allora, era gravità. 8 giorni. L'abbiamo messo abbastanza. Abbiamo aperto la gola. Mi servirebbe una gomma. Qualcuno ce l'ha? No. Sì, qui. Quali sono le probabilità di ucciderlo se dovessimo svegliarlo adesso? Bob ti risponde che non ci sono grosse probabilità di ucciderlo. Non deve fare sforzi. Se non lo vuole può parlare. Basta, capito, non, Jacob? Basta non torturarlo. Capito, Claudio? Ricordatelo bene. Non so di cosa stai parlando. Allora, voglio vedere come funziona questa spada monodimensionale. Parla! Questa è la tortura di Claudio. Chiedo. Non sono un bravo torturatore, va bene. Oh. È un pregio. Chiedo a Bob di fargli un'iniezione di qualsiasi stimolante possa svegliare. Noradrenalina. Non adrenalina, perché sennò no, schiatta. Ho detto noradrenalina. Che è il precursore chimico dell'adrenalina. Non sei un buon torturatore, ma sei un ottimo fukezuna. Vai. Vedi che dopo pochi secondi comincia a riprendere conoscenza e apre lentamente gli occhi. Dove mi trovo? Come ti chiami? Cave. Cave? Cave Gurbani. Ok, in che anno siamo? 61° ciclo. È giusto? Sì, è giusto. Ok. Sai dove ti trovi? Beh, considerato che ha chiesto dove mi trovo. Ah, hai ragione. Dove ti ricordi? Cioè, signorina, mi sembra che viene confusa lei. Qual è l'ultimo ricordo che hai? Più di me. Questa era bella. L'ultimo ricordo. È difficile dirlo qual è l'ultimo ricordo. Ti ricordi un essere metallico che ti seguiva ovunque tu ti muovevi? Minchia.
Un umanoide? Sembrava un uomo, ma non era un uomo. Era fatto sicuramente di plastica, metallo, naniti. Non so come diavolo lo chiamate voi scienziati. Non era un essere umano quello che ho visto. Ma non era nemmeno un robot. Lo chiamava Corinax. Corinax era il suo nome. Chi lo chiamava Corinax? Mi piace Mortal Kombat. Esista. Sta facendo. Scusa. Complimenti in Eternal Realm per l'ultimo trailer, per il trailer di lancio di Mortal Kombat. Con la sigla originale. Dai che no. Aspetta. Mi pare. No, non me lo ricordo. Ok. C'era qualcuno. Ti ricordi di essere stato su una base lunare? Su Amura? Su Amura. Vicino, Amura. Vicino ad Amura. Una luna. Ma io ero Enau. No, aspetta, Eanu, l'ho letto al contrario. Anu. Ero cioè, Enau. Qua. Eanu è molto lontano. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, almeno 8 salti. Si metterà dall'altra parte dell'orizzonte, lussù. E cosa faceva lì? Cosa facevi? Io cosa facevo lì? Sì. Stavamo studiando la stella. Forse c'era un altro portale. E c'era qualcuno con te? Sì, un'equipe. Eravamo in 10. Poi è successo qualcosa durante il salto. Oh. Quale salto? Verso dove? Stavamo provando a fare un salto più lungo. Volevamo provare a saltare verso un altro orizzonte. Ah, solo? Non vi sembra di aver cercato di prendere un boccone troppo grosso per essere masticato? Eh? Chi è lei? Chi sono io in questo momento non è importante. L'importante è che cosa sai tu. Ma veramente io sto parlando con lei, mi sembra, quindi sì che è importante. In questo momento io sono libero e tu sei legato a un lettino. Quindi mi sembra che in questo momento tu sia quello che deve parlare e io quello che deve ascoltare. Ma solo perché sei ferito, sei legato alla tua sicurezza. Certo, come no. E poi vuoi posso far fugliare tutto il giorno, le ricordi molto annebbiati. E a giudicare dal mio collo non mi sembra che sia in condizioni di essere torturato. Ed è il motivo per cui sei legato fermo e bloccato in una posizione. Il tuo collo non si può muovere da quella posizione a meno che tu non voglia morire dissanguato sul nostro tavolo operatorio. Zero nel frattempo entra, si avvicina verso un angolo dell'infermeria e sparisce. No, prende alcuni cose e inizia a medicarsi le ferite che ha. Stai ignorando tutto quello che sta succedendo. Ok. Signore, io sono. Ha bisogno di assistenza? Sì, grazie. Vuoi far tirare ad Alme di QG? No, tiro io, ma non ci abbiamo un più 3 perché ci abbiamo la cosa attrezzata noi. No, quello è per il database. Più 1. Più 1. Provo a curarmi. Un successo o un vantaggio? Recuperi un punto ferita. E il vantaggio ci può recuperare un mind. Ok. Però non puoi fare altre prove per un giorno. Ok, va benissimo. C'ho ancora 2 punti ferita e 1 di mind. Faccio così, mi giro, guardo un attimo loro, poi guardo Ilona, poi guardo Ron e il tizio, lo fisso un attimo in maniera completamente neutra, prendo e esco dall'infermeria e me ne vado. Tu, aspetta. Aspetta. No. Sono già uscito e andato via. Ti ricordi di lui? No. Ma? Mi ricorda qualcosa. Senti, noi... Vedete, c'è e non c'è. Ogni tanto è molto concentrato e risponde in maniera logica, distinta. Mm-hmm. E ogni tanto è molto annebbiato. Ok. Io prendo uno di metalismani e glielo metto addosso. Solo che perché c'è la giugulare rotta, mi sembra un po' esagerato essere confuso. No, glielo vuole vendere. Sono 100 birra. L'ha preso. Esatto. L'hai toccato. L'hai toccato, no take backs. L'hai preso, basta. Eh, vabbè,
dato che aveva funzionato su quelli sì, che sì, sì, è giustissimo. Non vedi una reazione immediata. Sì. Ok. Che talismano gli hai messo? Uno dei miei talismani che faccio. Uno quale? Sai, ci sono tutte le icone. Sono varie icone. Proverò, aspetta, vediamo. Io ti mando un messaggio mentale, Alice. Avrebbe senso. Capiscilo. Capiscilo. Aspetta. Quello a cui sono legato anch'io. Il senza volto. Che okay, poi è il mio, che è il messaggero. Allora, anch'io. Senza volto. No, sì, era ironico, era il senza volto, il senza volto. Senza, no. E muore. Il mozzo. No, beh, dai, si metto il messaggero perché ci Bob. Piace. Oh, sei tu. Bob Marley. Ditemi chi volete sapere. Oh, finalmente. Allora, a noi interessa sapere che cosa è successo in quella base di cui non ti ricordi nulla, quindi ci interesserebbe sapere come avete organizzato l'ultimo salto di cui ti ricordi. Dove volevate arrivare? Fanno con un mal di due. Però c'è un successo. Che cazzo di cervello c'è questo? No, è il sistema. È il sistema, pochi dadi funzionano. Poca spesa, tanta resa. Il salto era verso il secondo orizzonte. Ma qualcosa. E non ci siete mai arrivati? No. Eravamo in un luogo senza stelle. Ah, quindi siete riusciti a fare il salto? Molise. Senza stelle in Molise. È il quarto orizzonte. È il quarto orizzonte in Molise. Senza stelle. Era tutto buio. Non c'erano riferimenti, i sensori gravitazionali erano andati in tilt. Eppure siete riusciti ad andarvene da quel luogo. Non sono io che me ne sono andato. Beh, tu sei qui in questo momento. Quindi tu e qualcun altro siete riusciti a, almeno tu sei riuscito ad andartene. No, gli altri erano tutti morti. Quindi sei stato tu a impostare una nuova rotta per un nuovo salto. Ma non io. È stato Corinax? No. È stato Corinax era quello che volevo recuperare. È stato qualcosa di grande che è entrato dentro di me, ma vabbè, dai, però. Vabbè, me la sono scelta io. Dai. Completamente perso i sensi per un po', ma è che questo è un branco di DPC. Io non ho detto no, è stato eloquente il gesto. E ora è difficile trovare delle parole. E adesso sei inguaiato, è ovvio. Intanto Samantha, una voce nell'intercom ci dice di non insultare il Molise. Forse è molisana, ma forse sì, quindi sì, non scusa esiste. Samantha. Quindi non esiste. Apparenti molisani, se ci scusiamo di No, ma noi non abbiamo insultato il Molise. No, no, il Molise per me sarebbe il posto più bello dove vivere. Nessuno ti può trovare. Esatto. Anche dove vive John Wick, tra l'altro. Esatto. È vero. No, se avessi vissuto in Molise non gli avrebbero mai ammazzato il cane. Adesso che deve uscire il 3 sarà ambientato in Molise. Sicuro. E ma lì non lo trovano, finisce il film subito. È per quello, sì. Si è nascosto lì. Da io, tutti. Io mi ricordo che siamo venuti in questo posto per un motivo. Recuperare Corinax. Cosa o chi è Corinax? Qualcosa di simile a lui, ma non simile a lui. Di lui chi? A quello che è entrato. Beh, ha preso possesso di me. Anche ha preso No, non mi ha posseduto. Però ti ho detto è un'altra cosa, è entrato dentro di me. È proprio. Io ho detto solo è entrato. Ok, giusto. State completando voi. Giusto. Male i sensi. Io ho perso i sensi. È arrivato il metallo anche dall'interfono, quindi figurati. E poi è uscito. E poi è riuscito. Esatto.
Basta, se no non ce la farò mai. Dai, seri, per una volta nella nostra vita. Ho bisogno di tempo. Beh, allora, mettila in questi termini. Tu non ti puoi muovere da dove sei. Noi ti possiamo lasciar riposare finché non avrai recuperato le forze e fatto mente locale. Che giorno è? Dove ti... Gli dico che giorno è, non lo so io. È il... scritto lì. CC6118. Il 118esimo. Ha qualche significato? Qualcuno sta registrando? No, sono... Sì, io l'ho detto da prima che registravamo. Sono 20 giorni che ho fatto il salto. Solo 20 giorni. Domanda che Zero non c'è, ma Robè vuole saperlo. Quando abbiamo iniziato noi? Quanti giorni fa è iniziata la nostra avventura a Coriolis? Meno di 20 giorni fa. Una settimana? No, perché abbiamo viaggiato un po'. Un mesetto? Sì, guarda che... No, non è passato un mese. È passato forse una settimana. Ma è passato poco, eh. È un po' sì, come la prima stagione di Fumble. Sembra tantissimo perché giochiamo da tanto, ma non è così tanto. No, però mi ricordo che abbiamo fatto un paio di viaggi che richiedevano un paio, forse un paio di giorni. Sì, è passata una settimana. Sì, cioè, meno di 20 giorni, però è possibile che siamo lì. Comunque anche il plasma torpedo è metallo, eh. A modo suo, il vibratore di Thanos. Sì. Perché? È vero, ha ragione. Non so perché, ma ha ragione. Mi trovo d'accordo. C'è la gemma del potere. Allora, siamo partiti 6 giorni fa. Ok. Minchia. Meno di una settimana, mi ricordo bene. Perché era il però... CC62112. Adesso è... Ma sono 1, in base? No, il primo era sbagliato perché era CC61. Sì, vabbè, comunque... era 112, adesso è... Vabbè, 1, ma stiamo 1. Perdendo ascoltatori. Sei giorni. Sei te che hai voluto fare sta domanda. Speravo avessi una risposta un po' più... Sei te giorni. L'ho detto, meno di 6 giorni. Meno di una settimana. Però... No, aspetta, ma... Avete detto che è l'anno 61? Sì. Quando sono partito io era l'anno 50. Senti, dormici sopra, fai mente locale, non ti vogliamo mettere fretta, però è importante che tu ricordi il meglio di quello che puoi ricordare. Ok. Perché in queste condizioni saremo costretti a chiuderti. In che condizioni sono? Sei nelle condizioni in cui non ti puoi muovere da questo lettino, altrimenti morirai. Va bene, ok, questo l'ho capito. Dimmi qualcosa di più. La tua gola è stata aperta da un colpo di proiettile vagante. E c'è qualcuno che ti conosce? Vagava in una direzione precisa, ma vagava. Sì, vagava. Chi mi conosce? Qualcuno ha fatto il tuo nome e ti cerca. Quindi probabilmente qualcuno è a conoscenza di quello che hai fatto e di doveri. Su chi sia ne parliamo domani quando ti sarai riposato di più. Posso avere un pad? Se prende un pad e lo usa, sì. Rischia di riaprirsi la ferita. No. Ok, allora glielo. Cos'è un pad? Un tablet. A meno che non lo usa. Aspetta, un pad, usa il joystick. No, beh, calma. Con un pad può crearci sistema. Ah, senza wifi. Esatto. Senza sim. Cioè, questo qua è un ricercatore molto intelligente. Con un pad non vorrei che facesse cose in consulto. Vabbè, io non ci sono. Abbiamo l'intelligenza. Io non ci sono. A parte che la nostra intelligenza artificiale è più intelligente di lui, quindi. Di noi anche. Non lo sappiamo ancora se ci odia. Ma la nostra intelligenza artificiale è anche più intelligente di se stessa, è quello il problema. Ma lei non lo sa. E gli date il pad? Gli diamo un pad. Un pad. Il sapientino. Dato che io sono un povero in canna. La mocca va esatto. Col trenino. Non riesce ad accenderlo. Perché gli ho spento il wifi. era. Esatto. Vabbè, il cavallo fa Vedi che si sta mettendo a leggere le ultime notizie e sta andando parecchio indietro. Vabbè, sta guardando Libero, quindi non è un problema. Esatto, Libero, che merda. Sì. Zero, nel frattempo, tira fuori il diario di bordo del capitano posseduto. Sì. E inizia a analizzare la parte quando ha iniziato a dare di matto. Sì. Perché vuole capire un po' di più di come agisce o cosa inibisce l'oscurità. Oh, ti ricordo che inizialmente il diario di bordo era annotato... Quella parte la ignoro completamente. A me interessa solo la parte in cui era...
e che non l'ha più scritta. No, non c'era un certo punto che iniziava a andare un po' male e poi l'ha scritta? No. Di solito il diario di bordo era molto preciso. E poi di botto tutto. Si è fermato? Di botto si è fermato. Allora mi è inutile, lo chiudo, lo metto via. Io però medito e cerco di concentrarmi a quando l'oscurità mi ha attaccato, quando uso i miei poteri e tutto quanto, cercando di farmi delle idee che tutte, già ho, non c'è bisogno che mi dici niente. Tutte quelle cose tutte, che non esistono. Quindi, per tutte quelle cose che non esistono assolutamente. Io faccio un salto da te e con il mio migliore sorriso... Io non ho in posizione di meditazione davanti alla statua del senza volto. So, ti posso disturbare quando... ti dico, Zero, dove hai messo la bacchetta che ti ho dato? Vorrei farci delle ricerche sopra. Il metallo anche questo. La prendo, me la intasco e vabbè, e ti lascio. Tu vedi che adesso mentre te ne stai andando, sempre in meditazione, sto prendendo il fucile a Mesoni. Sto cercando di smontarlo, rimontarlo, pulirlo, rimontarlo, smontarlo. Il fucile a Mesoni. Fa una prova di tecnologia. Che tu fucile a Mesoni non hai la più pallida idea di come si smonta. Beh, però sono molto bravo con le armi. Sì, infatti ci vuole la più prova di tecnologi per disincepparle. Combat. No. Ok. Tu sai sparare con le armi. Ti ci vuole tecnologi per disincepparle, quindi... Purtroppo non è Clotos. Allora, quindi... Io non sono molto d'accordo con questa cosa, ma va bene. Comunque è un successo e un vantaggio. Vedi? Io non sono molto d'accordo con quello. Perché uno di quelli che si addestra con le armi può anche non capire esattamente come funziona, ma te la sa smontare perfettamente. No. E rimontare. Per me no. Nel senso, uno se deve capire come funziona la meccanica dell'arma, deve un attimo studiare, capire come si smonta. Cioè, sì, ma non hai bisogno di studiarla se l'hai usata per un sacco di tempo. Chiaro, adesso questo qua l'ho appena preso. Ma sto iniziando a cercare di smontarla e rimontarla come mi viene più naturale rispetto a come è il modo giusto. Mm. Comunque, riesci a capire come funziona l'arma? E niente, continuo a cercare di smontarla e rimontarla nel modo più veloce possibile, okay, cercando di non guardare, poi quando divento abbastanza bravo, eccetera. Inizio l'allenamento. Ok. Allora, io sto cercando di distrarmi in qualche modo, cioè mi ha fatto strano e mi è riuscito difficile parlare con Zero anche in questo modo spiccio, perché chiaramente non riesco più a vederlo con gli stessi occhi e sono molto confuso. Però questa bacchetta che ho trovato potrebbe distrarmi un po'. Adesso io ho utilizzato Artificer per capire come funziona, e l'idea fondamentalmente adesso, senza fare una due palle così sul funzionamento regolistico, però l'idea è che questa roba lancia dei raggi neuronali, neuron ray, e questi raggi interagiscono con lo spirito della vittima, cioè del bersaglio. Sì. L'idea è che se la vittima non riesce a resistere al raggio, finisce completamente incosciente e muore entro 6 ore, a meno che non venga portata in un trauma lab avanzato, oppure che un credente veramente ultra convinto riesca a pregare per lui in un certo modo. Ora, vabbè. Esatto, né più né meno. Ora, il discorso è che quello, beh, che neanche un credente può fermare la delle quello che funziona anche solo su posseduti, solo su no, allora funziona su chiunque abbia uno spirito, e l'oscurità la colpisce come se fosse una Vulcan Pistol. Cioè, può colpire l'oscurità come se fosse una Vulcan, cioè può colpire Dark Morphs e Spirits, fosse una Vulcan, come fosse un'arma normale, e se la punti contro qualcuno che ha uno spirito, se passa Empathy o Mystic Power, dimentica le ultime 1d6 ore. Se non lo passa, finisce per terra e poi muore in 1d6 ore. Questa è per quello che l'ho scelto. Ora, il discorso che mi fa più, che mi interessa di più, è questa frase: lo spirito della vittima è è raccolto nel neural database dell'arma. Sì. Ok. Io ho capito. Attacchiamola con l'USB. Ecco, io ho capito come funziona. Voglio cercare di capire se con Mystic Power, dato che si basa su Mystic Power, riesco ad accedere al database neurale per capire se riesco ad accedere ai ricordi dell'ultima vittima.
se ce n'è una. Io ci provo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intanto le voci nell'intercom ci dicono che abbiamo fatto lo stesso discorso delle armi con Star Wars. Davvero? Sì. Ho fatto la memoria un 6. Storica di un 6. E i due vantaggi, quindi magari non muoio. Perché sai, ma qua è strozza. Ti ricordi perfettamente, ma muori. Ma muori. Ti ricordi perfettamente, ma nel pugno al contrario. Esatto. Cos'è stato? Aspetta, aspetta, magari funziona così perché mi sono dimenticato le ultime 6 certo. ore. Zappa ancora è morto. È come il caffè con le anfetamine. Cioè. Allora, l'arma non sembra essere stata usata. Ok. Quindi sembra essere pulita di fabbrica. Ha fatto solo un test su un essere vivente, su un animale. Ok. Quindi l'hanno testato per vedere se funzionava. Perfetto. A posto così. Quindi ora ti sei rincorso dallo spirito del procione. Per sempre, ma soprattutto... O del capibara, che quindi ci metterà moltissimo tempo a raggiungerti perché vanno lentamente. Ma soprattutto ho tolto quest'arma a zero, cosa mi interessava. Bene, io provo... Intanto la nave in che direzione sta andando, per curiosità? Stavamo andando verso... Coriolis? Sì, il portale comunque. Quindi... Ok, quindi mi considero in direzione del portale. Sì, 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 sì. Chiaramente ogni volta che la usi è un dark point. Vabbè, mi sembra giusto. Vabbè, la mononucleosi, la paramonodimensionale, quando la uso... si chiama così. Quando la uso per negare l'armatura del mio avversario costa 2 dark point. Porca merda. Però non tira niente. Si prende tutto quello che arriva. Minchia. Scusa. Beh, qui state procedendo verso sì. il portale. Nel frattempo io tu... provo a vedere se riesco a captare la Qajar. Vai. Con data gin. 3 dadi in meno. 3 dadi in meno. Sì, perché sei fuorissimo, fuori dai sensori. Io mentre lei fa questo svengo in un angolo perché ho un punto magico. Puoi andare in infermeria anche tu, eh? Sono già in infermeria. Ah, e che ne sapevo io? Tu. Svieni sul lettino. Di fianco a Caven Gorbani. E sono i braccini. Onda nave, eh? Esatto. No. Beh, mi ridà punti spirito, secondo me. Uno. Vedi. Domanda, è fumble? Cosa? 2-1. No. 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 Però se spingi, devi spingere. Certo. Vabbè, 2 dadi, così no, non spingo. No, mi spingo. No, bravo. Ma no. Così stavo solo dato di gin? No, perché ho 5 e meno 3. Cavolo. E comunque sì, dovresti concentrarti più sulle tracce rilasciate dal reattore. Ah, per okay. Però non è che trovi il segnale della nave. No, certo. Trovi una scia di briciole da seguire. Sì, anche perché vabbè, quanti navi potrebbero passare in questo quadrante? 0, perché ti ricordo che il settore da mura è bandito. Beh, allora ci provo. Concedo sempre le data gin. Parte l'enorme nave della legione, poi di qui non dovrebbe essere passato ma niente. Che però stanno facendo brillare, se ho capito bene. Avevano detto che magari la facevano esplodere. No, era esplosa. Aveva sentito che un reattore di potenza classe 5 era esploso. Ma la posso aiutare dandole più energia per potenziare... Sì? Ti prendi 3 dadi in più. Va bene, technology? Sì. O sempre... Ok. Quindi 3 dadi in più. E più di tanto il sensore no esplode. Per carità, però un po' di energia in più è un vantaggio. Allora trovi le scie energetiche di 2 navi. Ok, si riesce a capire qual è? Una è di classe 1. Ok, un'altra è di classe 3, che suppongo che sia la Qajar, quella de... no, la Qajar è di classe 1. Classe 1, ok, escluse le vostre tracce ioniche. Certo. C'è un'altra traccia ionica di una classe 3. E allora seguo quella della classe 1, che sarà lei. Ok. Ho trovato una traccia, quindi possiamo provare a seguirla. Seguiamola. È l'unica ma traccia che hai sentito. Del sole. No, ho trovato anche una traccia di una classe più alta, però... Non va nella stessa direzione. Non va nella stessa direzione, no, giusto? Allora, l'orbita che sta eseguendo questa traccia dei sensori, capisci che sta facendo un'orbita ellittica tra il sole e la gigante gassosa dove siete voi. Una classe 3 cosa che è? Più grossa della nostra? Era la talisman prima. Come la nostra? La vostra ora è fra una classe 3 e una classe 4. Okay. 3 e mezzo come Pathfinder.
3,75. Beh, è una nave come più o meno come la nostra, però sicuramente non è quella che dobbiamo seguire. Sì, no, è che spero che non vadano a convergere. Allora. Sì. Sì. Vanno a convergere? Sì, perché la classe 1 sta andando in linea dritta, l'altra fa un'orbita ellittica, quindi convergono in due punti. E quindi... Vuol dire che nel momento in cui... Vuol dire che qualcuno ci sta rubando la cagiata. Quindi vuol dire che c'era qualcuno che ci inseguiva da Coriolis? No, vuol dire che c'è qualcuno che sta aspettando le informazioni che noi avremmo dovuto recuperare da Amura e che qualcun altro sta portando su questa nave. Ok, quindi è il caso di non seguire questa traccia? È il caso di seguirle entrambe, di cercare di capire dove si stanno congiungendo, perché le troveremo entrambe. Potremmo o evitare che qualcuno ci rubi le informazioni, che costano tantissimo e potremmo ripagarci il debito di questa nave e arrivare a fare quello che dobbiamo fare. Mm-hmm. Oppure rubare più informazioni, recuperare più informazioni di quante ne abbiamo recuperate finora. Mm-hmm. E possiamo muoverci, come dire, senza essere captati? Sì, perché abbiamo il modulo stealth. Ok, ottimo. Beh, allora lo attiviamo magari. Signore, il modulo stealth è stato rimpiazzato. Come è stato rimpiazzato? Dalle cabine di lusso. Sì, scarica le cabine di lusso e rimpiazza il modulo stealth. No, signore, non posso. Il modulo stealth occupava spazio sulla blatura della nave. Ho rimpiazzato il modulo stealth con la blatura della nave. Perché non hai rimpiazzato, che ne so, la cappella? Cos'è la blatura? Quello che l'armatura ci blativa è quella che protegge la nave dai primi colpi. Ah, beh, allora dire che... Ma perché non hai tolto la corazza? la corazza della cappella non ci serviva a niente. Potevi scappellare e andare dritto così. E invece hai deciso di mettere... La protezione è primaria, così, signore. D'altronde abbiamo il generatore d'onda oscura. Il che? Il generatore d'onda oscura sfrutta l'oscurità intorno alla nave per generare un campo di invisibilità. Questo mi piace. Quindi abbiamo un modulo stealth. Non è un modulo stealth, signore. Quindi l'oscurità non ti vedono... Quindi è un modulo stealth. Scusa, questa cosa lo sto dicendo in generale o solo a loro? Cioè, lo sento, sta dicendo a lui nell'interfono. E quindi non sento. Ok, non se non sei con loro, no. No, non sono con loro. Però utilizzi l'oscurità? Sì, signore. Beh, anche se ti metti all'ombra di un palazzo quando sei nel deserto, sfrutti l'oscurità. Sì, no, è negativo? Che... No. No, è l'unico modo per sopravvivere. Dico è che potrebbe generare ancora di più caos in questo universo. L'oscurità è quello che c'è lì fuori. Se tu guardi fuori dall'oblò di questa nave, che cosa vedi? L'oscurità. Buio. Sì, buio. Okay. Però quindi, l'oscurità è anche qualcosa di più. No, è esattamente quello che vedi lì fuori. Ciò che non è quello che noi vediamo. Tutto quello che noi non vediamo è oscurità. E l'oscurità in questo caso ci permetterà di avvicinarci ai nostri nemici senza essere visti, in completa sicurezza. Sì, ma non puoi non credere al fatto che esista l'oscurità con tutto quello. Lo che credo, è lì davanti ai miei occhi l'oscurità, sì, lo vedo. Ma non è solo quello, non è soltanto quello. Cioè, cosa dovrebbe quando... essere? Un'entità astratta che decide del nostro destino? Beh, hai avuto... Io sono il fautore del mio destino. Sì, sai che cos'è successo nella mia vita? Che c'è stata dell'oscurità? No, che io ho deciso di andarmene da un pianeta, che qualche essere umano ha deciso che io non me ne sarei dovuto andare da quel pianeta, e quell'essere umano ha deciso che la mia compagna sarebbe morta. Sono state le azioni degli umani a fare quello che è successo. Non pensi che forse questi atti così malvagi non siano spinti dall'oscurità che c'è nel cosmo? E tu pensi che la colpa sia quindi di qualcun altro, che l'essere umano non sia responsabile delle sue scelte? Non penso che sia una cosa giustificata. C'è comunque una compartecipazione di colpe, però indubbiamente non puoi negare che esista il male e l'oscurità. Il male è solo negli occhi di chi sta guardando quello che sta succedendo. Che c'è? Penso di poter dirimere questa questione alla base. Okay. Abbiamo il filosofo. No! Il mio approccio sarà molto pratico, quindi penso lo apprezzerai. Uso la bacchetta su Ron. No. Allora. Avada Kedavra! E diventi senza naso improvvisamente.
Quello... Come dici tu che l'oscurità sia un concetto legato al destino, sia semplicemente l'esito nefasto delle azioni di chi decide di compierle, è filosofia. Ciò che non è filosofia è che qualche ora fa stavi per venire ammazzato da qualcuno che avrebbe dovuto essere sanguinante e morto a terra col collo aperto e invece era indemoniato da qualcosa, che potrebbe essere l'oscurità, potrebbe essere un virus, potrebbe essere una tecnologia che non conosciamo. Non è molto importante. Anche Eric delle volte dovrebbe essere morto eppure continua a pilotare questa nave. Esatto. Diciamo che entrambe le cose sono altrettanto inquietanti. Dopotutto Eric è sicuramente la cosa più pericolosa che abbiamo su questa nave. Senza dubbio. Ora, pappagallo. Signore, penso più ai siluri di gravitonici. No. Eric probabilmente. Però potrebbe spararli, Eric. Quindi, il tuo approccio pratico alle cose, okay, dovrebbe farti considerare non tanto che c'è l'oscurità e che questa oscurità è una forza inarrestabile che noi alimentiamo con le nostre azioni, ma che ci sono forze che vanno al di là del nostro controllo o della nostra conoscenza, e che questo comporta dei rischi. Io non so di cosa stavate discutendo, però Ron, io non ti chiederei mai di credere, ma penso di poterti chiedere di dubitare. Dubita di conoscere tutto quello che ti serve, o di conoscere tutto quello che devi, o di pensare di conoscere tutto ciò che ti è utile per tenerti al sicuro. Perché abbiamo visto abbastanza cose da constatare, se non che l'oscurità esiste, di certo che esiste qualcosa che non sappiamo come funziona, che tiene in piedi i cadaveri e che ha praticamente ucciso te e Zero, che non siete esattamente due sprovveduti. Quindi andare a rincorrerlo con una tecnologia... No, questo non l'ho sentito. Quindi andare a rincorrerlo, se è questo che ho capito, necessita di cautele. Io so che quello che ho visto è che una tecnologia che non conosco ha cercato di ammazzarci. Uguale, la possiamo chiamare oscurità, la possiamo chiamare tecnologia, manufatti, è la stessa identica cosa per me. Per me non è una questione di oscurità o non oscurità. Di certo sappiamo che determinate tecnologie si basano, che tutte le tecnologie si basano su uno scambio di energia. Nulla, non si dà niente per niente, ok? Nessuno dà niente per niente. Gli obiettivi non si ottengono senza pagare un prezzo. È curioso che tu dica proprio queste parole in questo momento, Samad. Perché? Perché io sono anni ormai che pulisco le vostre malefatte, i vostri errori, chiamali come vuoi, le vostre avventure. Alla fine chi deve mettere una pezza in fondo sono sempre io. E io sono abbastanza stanco di fare tutto questo per niente. Sono contento che voi mi abbiate preso a bordo in tutti questi anni facendo poche domande. Ma inizio a pensare che a voi delle domande che guidano le mie azioni interessi veramente poco. Quindi se vogliamo trovare un punto di accordo, ti chiederei una cosa da tutto questo che stiamo facendo. Se io seguo quello che dici e facciamo come vuoi tu in questo caso, poi mi assicurerai che noi andremo verso Dabaran, te la faremo pagare a quel pezzo di merda che ha ucciso Shahrazad. È l'unica cosa che vi chiedo. Ho ingoiato tutto quello che mi avete buttato addosso in questi anni, senza fare domande, senza dirvi niente, usando un sacco di tappeti. Forse le tue cabine di lusso potrebbero averne pagato il prezzo, ma io non vi ho mai fatto pesare tutto quello che ho fatto per voi. Adesso è arrivato il momento, dato che hai detto le parole che hai detto, di fare qualche cosa per qualcosa, perché uno scambio è uno scambio di energia equivalente. Apriamo il collegamento. Sì. Ivona, puoi raggiungermi nel santuario, per piacere? Va bene. Non so perché Zero voglia parlarti, però penso che ci andrò. Baron, penso che abbiamo un patto. Inoltre io non so neanche di cosa steste discutendo e non ho un'idea su ciò che andrebbe fatto o non fatto a riguardo. Il generatore di onda oscura, signori. Il generatore? Cosa sarebbe il generatore di onda oscura? Un sistema di invisibilità della nave che è stato rimosso, che è stato aggiunto
a dispetto dello sterzo. Ok, penso di capire che come mai Ilona fosse resti ad utilizzarlo. Lo utilizzeremo di grazia per cosa? Per avvicinarci alla navetta che stiamo inseguendo, che tra l'altro è la nostra navetta con le tue cabine di lusso. Non sono più di lusso. Però lo sono su quella navetta. Alla navetta di classe 3 che sta per prendere la nostra navetta e poi andare verso non sappiamo assolutamente dove, con le informazioni che hanno a bordo sia su di noi che su quello che noi stiamo cercando di vendere a qualcun altro per il folle prezzo che abbiamo deciso di vendere. Se se ne vanno, noi restiamo senza niente e probabilmente con qualcosa in meno di quando siamo partiti. Beh, oddio, abbiamo Gurbani. Comunque io li inseguirei. Gurbani non sa un cazzo, Samad. Beh, ma noi non siamo pagati per le informazioni che reca, ma per riportarlo fisicamente da Rosbe Seddivi. Infatti adesso a breve lo contatto Rosbe e gli chiedo come mai è disposto l'amico a pagare. Rosbe. Tu saresti disposto a pagare per un quaderno in cui le pagine non ci sono più, ma è tecnicamente ancora il quaderno che avevi chiesto? È una pura supposizione il fatto che che Rosbe voglia acquistare le informazioni, magari vuole studiare lui. Secondariamente ci sono metodi differenti che posso tentare per cavare delle informazioni che sono rimaste nel suo subconscio e controllare se in effetti sono sparite del tutto. Perfetto. Detto questo, andiamo, sono d'accordo con te, usiamo anche questo sistema che probabilmente porterà, se Ilona ha ragione, un po' di sventura su di noi. Non sarebbe la prima, non sarebbe l'ultima sventura che a cui dobbiamo far fronte. Per quanto riguarda Shariar, le orecchie si drizzano proprio. Neanche un vulcaniano. No. Io penso di fidarmi abbastanza di te per dirti che il conto che hai da saldare è un conto che anche io devo pareggiare per motivi diversi. Ma dovrai tenermi molto attentamente sulla direzione che intendi percorrere, perché io potrei essere combattuto nella natura della soluzione. Non ti preoccupare, penso che sarò in grado di indirizzarti verso l'unica strada giusta da affrontare con questa persona. Puoi non crederci, ma sappi che, e questo non è una scusante per nulla di ciò che ha fatto, sia chiaro, in realtà la persona che conosci come Shariar, oltre che essere un carnefice, è stato a sua volta vittima. E probabilmente è questo che lo ha trasformato in ciò che è. Sai qual è la cosa, Samad? A me non interessa nessuna motivazione del perché lui abbia fatto quello che ha fatto. Ma a me sì, è per quello che ti sto dicendo ciò che ti sto dicendo. Se vogliamo tenere questa direzione, tienimi in riga, perché purtroppo io non potrei non riuscire a ignorare. Oh, lo farò. Ciò che c'è stato. Non ti preoccupare, lo farò. E me ne vado nella mia cabina perché sto svenendo dalla fatica. Sono tipo lì bianco, sei sudato, sicuro? Che sto spremendo gli occhi con le vene. Sì, nel... sì, ce la farò. Io chiedo alla nave quando. Se facciamo rotta verso il punto di incontro fra le due navi, mm-hmm, quanto ci mettiamo? Cioè, quanto punto di incontro fra le due navi? Fra l'ellittica e la Jar. Sì. Allora ti dice che l'ellittica ha già passato il primo punto di incontro, quindi deve girare. Quindi non può rincrociarlo nello stesso tempo in cui si muove la navetta che sta andando dritta verso il portale. Cioè, la navetta devia, cioè, parecchio. Certo. No, cioè, sì, ho capito perfettamente, cioè, cosa intendi, eh. Cioè, o la navetta devia parecchio, oppure l'aspetta lì, però... Sì, sì, certo. Adesso è qua, sta andando in questa direzione, passerà prima, certo. O devia per così, o l'aspetta qua in mezzo. O questa devia. Sì, insomma, una delle due devia. Uno delle due devono cambiare la loro rotta e andare nel punto di incontro. Io gli chiedo di calcolare la rotta che ci mette in maniera più probabile nella condizione di poter raggiungere un eventuale punto di incontro all'interno di queste coordinate, che sono probabilmente quelle più probabili dove si incontreranno. In pratica è più veloce se questa devia o se questa devia? Deve deviare per forza la navetta.
Sì, e allora sì, calcoliamo questo punto di incrocio. Sì, okay. senza considerare che stiamo supponendo che in realtà si debbano incontrare. Quindi praticamente fate così. Se non si devono incontrare, li abbiamo persi per sempre tutte e due. Se si devono incontrare, li troveremo. Quindi deviate voi dalla parallela che stavate seguendo per inseguire la Cagliari. E io posso contattare, cioè, dato che ci sono diversi salti di mezzo, io posso contattare qualcuno. Un salto per arrivare a Coriolis, per Cua. Bene, sì. Sì. Un salto. Ah, ok. Visto che c'è un salto di mezzo, se io dovessi mandare un messaggio sparaflesciante a qualcuno che ha Coriolis, è immediato o non immediato? Ci vogliono giorni, settimane, istantanee. Dovresti trovare una sonda che torna indietro. Quindi tipo il comunicatore tra orizzonte e orizzonte. Esatto. Tipo le sonde del bulletin che sono programmate per saltare in automatico ogni giorno. O dovresti trovare un corriere, ma quello è il tuo lavoro. Quindi. E allora aspetterò. Intanto. Ricordati che noi abbiamo il potere di corrompere la gente. Sì, ricordiamoci che ce lo dimentichiamo. Aspetta che me lo segno. Sì. Voi due nel frattempo? Sì. Zero la sta aspettando. Lui è appoggiato di schiena con le gambe incrociate alla statua del senza volto. Mm-hmm. E davanti l'unica sedia che c'è appoggiata in mezzo alla stanza. Beh, io entro. Ilona? Sì. Accomodati pure. È diventato il tuo ufficio adesso questo? Mai, Ilona. Beh, non mi sono mai sentito a mio agio nelle cabine. Oh, ok. Mi siedo. Ho un libro in mano. Questo è il diario del capitano, sì, della nave. Sì, esatto. Sì. Quello che abbiamo recuperato. Come puoi vedere, faccio vedere a un certo punto si interrompe di colpo quando probabilmente è entrato in contatto. Sì, avevo visto quei dati quando eravamo sull'astronave. Non abbiamo mai avuto opportunità di parlarne, ma credo che tu sia la più esperta in materia. Mm-hmm. Cos'è l'oscurità? Cioè, per quello che ne so io, è caos. Allora, dipende. Sì. L'oscurità, per quello che dice, diciamo, la Chiesa... Questo è quello che mi dice lei? Okay. L'oscurità, per quello che, diciamo, dice la Chiesa, sono spiriti malevoli che possono prendere possesso delle persone. E più un essere umano più tende a comportamenti oscuri, quindi rubare, omicidi o tutto quello che ti può venire in mente, adulterio, più è facile che sia facilmente preda di un altro spirito malvagio. Ma questo può succedere anche se ti avventuri nello spazio aperto. Questo vuol dire che esistono anche spiriti opposti all'oscurità? Esistono angeli, araldi, le icone stesse sono sì. Quindi l'oscurità ha una rappresentazione simile a quella delle icone? Potrebbe averla? Sì. Ah, ok. Un antagonista scritto proprio nel manuale è il ragno. Il ragno che ti vende le copertine varie. Il Clotos che ha vinto. Ok, ora mi è un po' più chiaro, ma tu come ce ne sei entrato in contatto? Come sai queste cose? Mi sembrano un po' superiori a quelle che vengono dette a catechismo. Perché tutto quello che so lo conosco grazie a un predicatore che mi ha conosciuto tanto tempo fa, si chiamava Zaid. Ed era un esperto di oscurità? Sì, era un predicatore, appunto. E quindi sapeva tutto delle icone, delle religioni, e conosceva l'oscurità alla perfezione. Quindi io tutto quello che so lo so grazie a lui. E questa oscurità fa parte dell'universo da sempre? Sì, direi che fa parte sia del cosmo, ma è anche parte dell'uomo stesso. Questa oscurità ha sempre fatto parte di noi.
cioè dipende da te se vuoi accettarlo. Teoricamente, no? Quindi è una cosa naturale, come luce ed ombra, due facce della stessa medaglia. Intrinseco. O pensi che l'universo starebbe meglio senza l'oscurità? No, io credo che sia intrinseco dell'uomo, però non giustifica il fatto che una persona prosegua a fare degli atti malvagi. Ma la malvagità è definita dalla nostra società. L'oscurità sarà qualcosa di più primordiale. The dark side. Sì, sicuramente. Probabilmente ma... qualche millennio fa, quando colonizzavano ancora gli orizzonti, rubare non era così malvagio. Beh, tutto quello che non permette di vivere insieme agli altri può essere definito un malvagio dalla società stessa. Se alla fine siamo da soli non possiamo sopravvivere, se siamo in gruppo e creiamo una società o creiamo comunque un clan, una famiglia, creiamo dobbiamo debolezze. Seguire, sì, ma dobbiamo seguire delle regole, altrimenti ci sarebbe il caos e finiremmo da soli. Ma e... quindi queste regole sono state definite per combattere l'oscurità o sono solamente state scelte dalla società e l'oscurità è tutt'altra cosa? Perché quando, penso che tu sappia bene di cosa è capace Samad, o di cosa sono capace io in alcuni momenti, perché quello che facciamo dà la stessa sensazione, lo stesso colpo di freddo dietro il collo che dà il contatto con l'oscurità stessa? Queste domande ti vengono perché hai parlato con il senza volto? Queste domande mi vengono perché se non si conosce quello che c'è attorno si è vulnerabili. Allora, il fatto e non che... tutto è una minaccia, se si sa come usarlo. Io non ho tutte le risposte alle tue domande. Quello che ti posso dire è che indubbiamente l'oscurità esiste, è parte di tutti noi. E sicuramente non per Ron. Ron è scettico, è vero, però non può negare che quello che gli è successo è derivato dall'oscurità. Posso. Senza problemi. È un peccato perché questo prima o poi lo sarà causa di sorpresa per lui in un momento in cui avrebbe bisogno di stare più attento. Sicuramente, cioè prima o poi tutti avremo un incontro con l'oscurità che ci farà dubitare di noi stessi. Perché dubitare? Perché soltanto tramite il dubbio puoi trovare una risposta e la verità. Certo. Ma se non dubiti non potrai mai chiederti delle cose. E se non ti chiedi non potrai avere una risposta e non trovare neanche la verità. Mi hai dato molto su cui riflettere. Beh, bene. Almeno sto facendo quello per cui mi è stato insegnato. Ti ringrazio. Prego. E continua a leggere il libro ignorando il fatto che lei sia lì. Beh, io sì, fino a che in maniera imbarazzata non se ne andrà perché c'è il silenzio triste. Io voglio andare. Allora, io volevo fare due cose. Uno, la prima cosa era andare nell'archivio e documentarmi bene su questo Rozbe. Ok. Mentre cammini, l'altoparlante della nave ti fa una comunicazione. Sì. Signore, Corbani vorrebbe parlare con lei. Vado. Ha chiesto del capitano. Stavo per andare, cioè ho detto, sarei andato dopo Olivia che lo lascia riposare. Non volevo. Ok, arrivo e invece sì. Arrivo in infermeria. Con... Questo lo sentiamo tutti o l'ha mandato solo a lui? Ha chiesto solo del capitano Corbani. Ma l'ha chiesto nell'intercom generico o l'ha chiesto nella stanza in cui era lui? Cioè ha deviato la chiamata solo nella stanza sua o l'ha detto in generale il capitano è desiderato da Gurbani? Il capitano no. È desiderato da Gurbani. Non è più la tale. Non è la Ocean quindi. Non è l'Ocean. O l'Ipercop. È arrivata una comunicazione, il comandante Camoscio è impotente. Merda. Comunque in tutto questo c'è Eric che sta guidando con i piedi ubriaco la nave. Che comunque è meglio di quanto grida da sobrio, quindi va bene. Vado. Posso fare una bustolinata? Vai. Tira un dado da 6, se faccio 6 sto girando per la nave in un'infermeria. Sempre, sempre a bustolinata.
6. Che sistema. Ma che bel sistema. Con un dado è 6 per forza. È il sistema delle pustolinate. Che bel sistema. La pustolinata, che bel sistema, vedete. E no, perché la pustolinata sarebbe stata, la pustolinata definitiva sarebbe stata una prova di qualcosa. Sì, è vero. Tipo così, faccio almeno un 6 e un 6. Ho fatto 6. E a quel momento sono andato in infermeria per vedere se posso bendarmi la ferita e altro. Ok. E se vedo che lui entra e sta, si mette a parlare con Gurbani, entra, no, beh, io se... faccio, ci metto un muro. No, aspetta, se io entro, se io entro e ti trovo, la prima cosa che ti chiedo è, Zero, stai facendo qualcosa al prigioniero? Vado un prigioniero dietro e tu vedi che mi sto sistemando delle bende. Una cosa che mi sto iniettando qualcosa in vena. Signor Urbani. No, signore, quella era una delle fiali di Eric. Oh no. No, è qualche tranquillante perché sono ancora un po' scombussolato mentalmente. E così le chiama Eric, signore. Sono sì. Abbastanza di medicurgi da non iniettarmi l'antigelo. Signor Gurbani, il crocodile. Per quanto inquietante possa essere Zero, non le fa niente. Un po' più di io non mi sono neanche presentato, non l'ho salutato, non l'ho degnato di presenza quando sono entrato. No, infatti, no, neanche lui. Come se fosse un droide di bordo, no? Piacere, prego. Avevo bisogno di parlare con lei. Sono riuscito in qualche maniera a aggiornarmi sugli ultimi avvenimenti di questi anni. Questo mi fa dedurre che negli ultimi anni non sia stato particolarmente immerso nella cronaca locale. No, non ero molto locale. Ancora non riesco a capire dove fossi. Io attivo Mind Reader 2. Mm-hmm. Se sei d'accordo, a differenza di Mind Reader, un punto. No, aspetta, prima di tutto cerco di attivarlo. Beh, un punto ce l'ho lo stesso. Certo. Prima di tutto il punto, poi cerco di attivarlo. Prendi Dark. No, lascia qua, segno qua. Ho fatto 3 successi. Sì. E 2 vantaggi. Sì. Mind Reader normalmente mi permette di fare i pensieri, cioè di leggere i pensieri superficiali. Sì. Telegenesi 2. Non so, più di un successo mi permette di scavare un po', magari se sto zitto e mi concentro posso scavare un po' di più. Va bene. Per esempio. No, beh, per adesso comunque Mind Reader l'ho attivato. Poi ok, arrivi a un livello più profondo. Invece okay. Che il primo pensiero superficiale e poi aggrapparti a un ricordo. E magari andare indietro. Un po' più profondo. Intanto gli parlo. Sono pochi, dai. Cos'è la conta dei Dark Points? Sì. Cosa voleva sapere? No, non volevo... Beh, oddio, sì, qualcosa mi sarebbe piaciuto saperlo, tipo dove mi trovo, dove mi avete recuperato, purtroppo lo so. Meno di 20. Lo sa? Se ne ricorda? 20. 19. Ah, 19. Okay. Se ne ricorda? Sa dove l'abbiamo recuperata? A Mura. Nello specifico? Era una base degli antichi. D'accordo, se lo ricorda. Lei ora si trova sulla mia nave, la Talisman. L'abbiamo recuperata in uno stato. No, la Nortent. L'aveva chiamata così. Beh, le spiegherò dopo, vado avanti. Diciamo che la nostra intenzione è mentre gli parlo e mentre gli spiego, cerco di capire cosa gli passa, cerco di sentire cosa gli passa per la testa, se per caso quello che gli dico gli evoca determinati pensieri. Tira su Mind. Tira su. Quanti Mind Point hai? Nel frattempo Zero sta facendo la pustolinata, ma in realtà sta facendo... Basta! No, non sta facendo la pustolinata. Sta facendo la penelopata. Sta risfacendosi la benda, rimettendola, per ascoltare, perché aveva già finito da un po'. 2 successi e un vantaggio, e in modo che così non mi... Il vantaggio, se vuoi, è che non mi fermo, cioè riesco a ascoltare i suoi pensieri mentre parlo naturalmente, ok? Cioè, quindi senza interrompermi per ascoltare. Sì, benissimo. Quello che gli dico i successi si servivano perché mentre tu gli leggi la mente, sì? C'è una confusione molto marcata, ok, fra quello che è lui e quello che ha visto attraverso di lui. Certo, ho capito. Sì, perché è come vedere
in terza persona, come vedere in prima persona qualcun altro che si muove, che fa delle cose ma non sei tu. È come se si fosse visto un video di se stesso che faceva cose. Certo, certo. Allora, se li ricorda ma non c'ha esperienza. Allora, infatti io stavo stimolando appunto, io stavo stimolando appunto proprio quella parte del racconto, perché gli dico qualcuno molto interessato a conferire con lei ci ha incaricato, e quando dico qualcuno vedo appunto anche se lì gli si risveglia qualcosa. Ti dico, vedi che gli vengono in mente un paio di volti, okay, non avendo mai visto Sedighi, non avete idea, diciamo, del suo volto. Qualcuno molto interessato a conferire con lei o a, diciamo, ad accedere a informazioni che lei aveva in suo possesso, ci ha incaricati di recuperarla. Noi l'abbiamo individuata e ci siamo quindi avventurati in questa base. L'abbiamo trovata in una condizione particolare. Sembrava, diciamo, che le sue azioni non fossero sue e lei agisse sotto il controllo. Oh, dire di no, io non ho mai sparato fulmini. Ecco, ora il mio prego di esordio riguarda, era proprio questo. Prego di averla liberata dalla possessione, prego di averle salvato la vita, prego di averla portata via da lì. Detto questo, grazie in anticipo. Diciamo che al di là della nostra missione l'avrei fatto anche se fossi passato di lì per caso e l'avessi trovata in quelle condizioni. Diciamo che il nostro benessere come persone su questa nave è direttamente condizionato dal valore delle informazioni che troviamo e che possiamo commerciare. Da un altro punto di vista, non so se sono informazioni commerciabili, ma e intanto, in che direzione stiamo andando? E beh, intanto io sto leggendo. Okay. A che genere di informazioni pensa? Zero ovviamente sa esattamente che lui sta usando i poteri, così di spalle sorride lievemente. Sì. Perché chiaramente questa è la mia tecnica di interrogatorio. Io dico soltanto e non chiedo un cazzo. Intanto lui penserà alle cose che non vuole dirmi. Il problema in questo momento è che la profondità di questo ricordo a cui uno ha appena avuto accesso è talmente vasto che o ti concentri superficialmente su questo e andiamo avanti, o approfondisci questo. Ma sai che questo è molto noccio. Sì, cioè nel momento in cui sta pensando a quello sta pensando a migliaia di informazioni, quindi no, è molto noccio, non sta pensando a molto noccio. Vedi che è il cuore di quello che ti vuole dire. Beh, allora, considera che io avevo fatto 3 successi con telepatia 2. Scavo. Sì, no. A sto punto, ecco, scavo. Dimmi se ti concentri su quello, lo blocchi e lo scavi. Certo, sì, preferisco, piuttosto perdo il resto. Quello che vedi è un letteralmente un buco fra le stelle, nel senso che nella zona di spazio dove si è ritrovato Gormani e basta. Pensavo alla fotografia del buco nero. Esatto, anch'io stavo pensando a quella. Che comunque e stavo per dire non è un buco nero. No, esatto. Non è un buco nero. Il posto dove si è ritrovato Gormani, sì, è un posto dove non si riesce a vedere delle stelle. Ovunque lui si girasse con la nave, perché si ritrovava ancora nella nave, non vedeva niente, se non una piccola finestra dietro di sé. Una finestra di porzione di spazio. Cioè, di porzione di spazio, certo. All'interno di quella che lui ha supposto essere una sfera, perché è la regione più piccola di spazio che puoi immaginare, la sua nave è stata presa a tempesta di strane forze, al che se ne è materializzata una che poi è entrata dentro di lui. Ok. E lui, questa entità che poi ha conosciuto col nome di Dellissar, sai che ha un progetto in mente, un qualcosa in mente che vuole portare a compimento per portar fuori tutto quello che è dentro la sfera nell'orizzonte. L'altra cosa che ti sconcerta, perché è stato come un sussulto di Dellissar che si è trasferito nella prima fusione con lui, perché non è stata una propria vera possessione, è stata una fusione con controllo principale da parte di Dellissar. Ok. Ha avuto un sussulto
voltandosi verso una parte di questa regione nera, dove Gorbani, per assurdo, per, non ci credeva nemmeno lui, ha visto un'immensa figura in questa oscurità, incastrata però nel perimetro di questa sfera. Quindi come se un qualcosa di enorme, una, chiamiamola scheggia, si fosse incastrata dentro un pallone e quindi si è rimasta. E dall'interno del pallone te vedi questa porzione di scheggia che ne esce ancora fuori. Ok. Però non ha visto il resto, non capisce bene che cos'è. D'accordo. Quindi dico, beh, il terrore che ha però, ora che si è risvegliato, ha riavuto accesso, perché tu vedi che nel tempo in cui è rimasto qua, lui è andato parecchio indietro. Ok. È andato all'anno zero. Oh. E ha in mente una fotografia della stazione Coriolis, della IFU Coriolis, quindi della nave Zenith, che era appena arrivata nel sistema di Qua. Mm. E la guarda con terrore. Ok, ok, fantastico. Gli dico, mi ha chiesto dove ci stiamo dirigendo. Diciamo che io detesto rispondere a domande con altre domande, non è educato, ma mi perdonerà la scortesia, perché come ho detto, noi su questa nave viviamo di informazioni, ma io sono un mercante etico, non vendo qualsiasi cosa a chiunque, quindi come non venderei le informazioni per un'arma molto pericolosa a un trafficante d'armi o a un signore della guerra, nello stesso modo non, vorrei evitare, eventualmente, devo considerare le implicazioni etiche di consegnare informazioni come quelle che possa avere lei, di qualsiasi natura possano essere, a qualcuno che potrebbe farne cattivo uso. Quindi, se lei ha dei timori, si senta libero di condividerli con me. Con un completo estraneo? È un completo estraneo che ora gli sciolgo i legacci. È un completo estraneo che ora ha salvato la vita e che potrebbe tranquillamente starla tenendo sedata, portandola dalla persona che mi pagherebbe profumatamente, ma non lo sta facendo. È vero. Glielo concedo. Io so solo una cosa. Non credo ci sia più un posto sicuro nell'orizzonte. Non c'è mai stato. Molto pragmatico, Zero, ma... Non è quello il problema. Non credo ci sia più un posto sicuro per gli esseri umani. Come mai mi dice questo? E soprattutto... È vero, forse non c'è un posto sicuro, ma ce ne sono alcuni più pericolosi di altri? Io non so dove sono saltato con il mio equipaggio. So solo che quello che ho visto era l'oscurità incarnata. Lei è uno studioso, è una persona di scienza e mi sembra una persona... È un credente. Beh, quindi pacchetto completo. Ora mi dica... mi dica... Provi a immedesimarsi nel mio committente, nel mio cliente. Perché una persona dovrebbe essere disposta a pagare un valore economico superiore a quello della nave in cui lei è ospitato in questo momento, soltanto per avere a che fare con lei? Quali potrebbero essere i suoi moventi? Dopotutto soltanto lei sa che cosa ha in testa, io non intendo estorcere nessuna informazione. Io so cosa aveva in testa Dellisar, purtroppo non ho più... Mi scusi, chi? Io devo far finta di non saperlo. Certo, sì, perché tu tutto questo non te l'ha detto. No, infatti. Credo che fosse il nome dell'entità che era dentro di me. Ah. Mi faccio il segno di Coriolis, non lo so. Cioè il segno delle icone. Per mostrargli che sono credente. C'è il computer dell'infermeria. È un quadrato vuoto. Io nel frattempo, sul computer dell'infermeria sto scrivendo a Al... di scaricarmi, immagino ci sia avrei un computerino, un laptop, qualcosa nel santuario, e mi sto facendo scaricare, e c'è il pad che abbiamo dato a lui, da Coriolpedia e dal Deep Horizon. Mi sto facendo scaricare tutto quello che c'è in generale su oscurità, spiriti dell'oscurità, il ragno Dellisar, adesso aggiungo, e basta. Okay. Comunque niente, appunto gli dico quello che cosa, l'intenzione di Dellisar, stava dicendo. Io ho capito solo che
Beh, gliela racconto dall'inizio. Quando ho diciamo che ho cominciato a riprendere i sensi, a capire che il mio corpo si stava muovendo da solo, le garantisco che è una sensazione orribile. Posso... Sì. Ci ho messo un po' per accettare la mia nuova situazione. Quando mi sono reso conto di essere solo uno spettatore, ho cominciato a guardare. Vedevo che questa mia persona alla fine veniva premiata perché era stata l'unica a ritornare da un salto estremo e aveva riportato indietro la nave, si era fatta degli amici nel consiglio, tra cui appunto Serdighi, che ha finanziato alcune ricerche per questa persona. D'altro canto io facevo già parte del consorzio, non era impossibile una ricerca del genere, ma queste idee strampalate e innovative a quanto pare non erano piaciute. Diceva che aveva trovato un sistema tramite un'altra persona, Dabaran, che aveva una conoscenza, un certo Kabul, che aveva trovato un artefatto che gli permetteva di rintracciare altri artefatti. A quanto pare tramite di esso lui è riuscito a trovare sempre più sonde degli antichi che poi sono riusciti a ricondurli a qua, a questa base segreta degli antichi. In questa base segreta lui era al massimo della gioia, aveva capito che era il posto che stava cercando e si era fatto finanziare di tutto punto, ma a quel punto Seddighi voleva una garanzia e ha mandato con sé la legione. Quindi ha trinciato tutto il sistema perché l'intera scoperta di una base degli antichi era roba grossa. Quanto le urlargli che era una cosa folle. Posso fare da voce nella testa a Samad che il nome di Kabul a lui non è nuovo. Kabulifra. Beh, e anche se adesso anche se digli. Sì, però Kabul, cioè, proprio è lui. Ifram. Sì, ho fatto bene a ucciderlo. Penso che sia morto. No, però vabbè. Per quello l'avevano rapinato. Perché lo avevano sequestrato. Certo, perché volevano, sì. Volevano anche loro quella tecnologia. Devo dire che i giorni all'interno della base sono piaciuti anche a me. Per amor del cielo, da spettatore, vedere tutta questa nuova scienza e tecnologia era infinita. Era un'infinita gioia. Tranne quando ha liberato quel virus. Per sbarazzarsi della legione. Voleva cercare in santa pace nell'ultimo settore della base scientifica, quello dove chiunque aveva capito che non era il caso di accedersi. Tranne noi. I puntini cominciano a unirsi. So per certo che quello che ha liberato era una specie di virus bioinformatico che praticamente considerava gli esseri umani come rete informatica con i loro nervi e cervelli e riusciva poi però a passare anche attraverso il metallo. Ne abbiamo visto gli effetti purtroppo. Ah sì? E siete sopravvissuti? Ci siamo tenuti a debita distanza. Saggio, ora capisco perché siete ancora vivi. Beh, perché non siamo quelli di Prometheus. Oh, che una creatura aliena, cucci. Sembra un cobra. Fatto sta che Atmos che? Scusa. Dopo che si sono dopo che ha liberato questo virus, sono dovuti fuggire. Lui si è rinchiuso all'interno di questa di questo settore dell'ultimo livello della base scientifica.
un momento di distrazione sono riuscito, non so come, a governarlo e ho mandato un messaggio di aiuto. E forse è quello che ha trovato Seddiki. Beh, sarà felice di sapere che non la stiamo portando nelle braccia di chissà quale aguzzino, ma della persona che è disposta a pagare profumatamente per salvarla. Rasbe, Seddiki? Ah. Mi fa piacere che almeno un amico mi sia rimasto ancora tra i vivi. Domanda, era amico suo o amico del... del periodo? No, no, lei era un buon conoscevamo già, poi si interessava in seguito al lavoro di Delis perché comunque aveva delle conoscenze che andavano ben oltre la mia comprensione. Certo, ho una buona notizia e una cattiva notizia. La buona notizia è che ho tutte le intenzioni di riportarla al suo amico. La cattiva notizia purtroppo è che... C'era morto. No, no, assolutamente, non... ecco, una nota. Si può fidare di chiunque su questa nave, ma si tenga lontano dal pilota. Non l'ho conosciuto, ma va bene. Cerchi di evitare... glielo descrivo in generale. Io aggiungo solamente, soprattutto se si avvicina con un defibrillatore. Con una sacca, sì, esatto, di fisiologica e una fetta d'arancia dentro. Esatto. Che non sarà fisiologica, sarà vodka. Diciamo che... Se va bene. Se va bene. Per dirla in parole povere, è un tipo imprevedibile, ecco. Di quel genere di imprevedibilità che... può uccidere una persona. Esatto, può uccidere una persona. Detto questo, la cattiva notizia è che purtroppo lei sa dove abita Rosbe. E purtroppo nella stazione di Coriolis in questo momento non tira la migliore delle arie. Pare che ci siano eventi tumultuosi. Quindi la mia intenzione è di portarla dal suo amico, sia perché è un suo amico, sia perché con lui sarà più al sicuro e soprattutto perché verrò pagato per il lavoro che ho fatto e che ha messo il mio equipaggio a rischio. Da un altro punto di vista... si prepari potenzialmente a ballare, perché pare che farla arrivare dal suo amico potrebbe non essere la cosa più pacifica, il viaggio più pacifico che si possa immaginare. Una volta arrivati nel settore corretto lo contatteremo per capire quale può essere un punto di scambio sicuro. Non è detto che dobbiamo per forza accedere attraverso i canali normali di attracco. No, certo. Beh, diciamo che abbiamo i nostri mezzi e se lei volesse aiutare sarà di certo la rivolta sicuramente non sarà nello spazio. No, decisamente no. Infatti era lì che pensavo di organizzare lo scambio. In ogni caso abbiamo usato trasparenza. Lei mi sembra una persona cordiale, di conseguenza sto cercando di ripagarla con la stessa moneta, cosa che faccio sempre con le persone che sono sulla mia nave. E con questo intendo che qualora dovesse decidere di dare qualche colpo di testa, io potrei decidere di prendere provvedimenti. Mi sembra sensato. Ma non è nelle mie intenzioni. È affamato, le posso offrire qualcosa? Devo dire che la vostra nave ha un ottimo sistema di sostentamento. La fisiologica che mi sta somministrando per ora mi sta sostentando. D'accordo. C'è della cocaina dentro. Non solo, perché se muove il collo si riapre la ferita e muore. Sì, infatti. Non si... Io ora ho delle cose da fare, ma non si faccia problemi a chiedere di me quando per qualsiasi cosa possa avere bisogno. Da fedele a fedele, sia Zero che Ilona potrebbero, forse più Ilona, gliela descrivo, una ragazza alta così, bla bla, non so, l'unica ragazza che c'è, non so se sono visti, un burca alto così, esatto. Okay. È una fervente fedele, potrebbe essere di conforto qualora volesse, volentieri, diciamo, ritrovare un po' di pace interiore. Abbiamo anche una cappella, ma per quella chieda a Zero e lo indico, cioè chieda a Zero. Ne dico solo che quel Delisar non ha finito, non so perché mi abbia abbandonato, molto probabilmente non gli servivo più, avevo già quello che voleva recuperare, quell'androide, e non è proprio che lo volesse mettere in un androide, a quanto ho capito lo voleva mettere dentro questa nave.
andato storto qualcosa. Se le dicessi che in questo momento siamo sulle tracce della navetta pilotata da quell'androide, cosa mi direbbe? Se è possibile di catturarla, in alternativa di distruggerla. Faccio segno con la testa, mi ha commiato, e vado. Ma non credo che riuscirete mai a recuperarla. Ha modificato anche quella nave. Come voi avete modificato la vostra. Un tentativo lo faremo, eventualmente ci dirigeremo verso qua. No, non è vero. Verso, sì, sì. Sì, verso qua. Quando lui esce, appena si chiude la porta, ti taglio la gola. No. Io senza girarmi, ma risistemando per la settima volta la benda sulla ferita. Prenda questa pastiglietta. Bip, 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 bip. Senza girarmi verso di lui, gli chiedo: cosa sa dell'oscurità? È una domanda un po' di ampio respiro, prima di parlarne in poche parole. Se dovessi. Se dovesse cosa? Parlarne in poche parole. Gli antichi la definivano una forma di energia. Le nostre conoscenze ci portano più a pensare a carattere religioso. È indispensabile per questo universo? Ne è l'equilibrio. Come supponevo. Riposi pure e esco anche io. Riposi in pace. Ah! Sì, riposi in pace e esco. Il cucciolino è sudore freddo. Io vado da Ron. E tu anzi, no, aspetta, ti lascio riposare. Quando ti rivedo, tanto. Beh, io qualche ora dormirò. Sì. Sì, io torno al santuario a leggere. Lui torna al santuario. Tutte, c'è stato probabilmente ci avrò tera e tera di dati da leggere. Sull'oscurità, gli spiriti dell'oscurità, il ragno. E se c'è, giusto vedere, c'è qualche riferimento a Dellissar? Zero. Okay. È un nome con una. Cioè, allora, riferimenti ce ne sono, perché può essere un nome. Però sono Dellissar arrestato per tangenti. Ecco, esatto, come se cerchi Mario. Ok. No, magari non Mario, ma come se è come se cerchi Sigismondo. Ok. C'è qualche riferimento. Qualche imperatore, qualche. Ok. Non è un nome più usato. Quindi la ignoro e faccio, mi documento il più possibile sull'oscurità e tutto quello che si pensa, soprattutto le filosofie, quelle di mezzo. Ok. Quelle che dicono non ci può essere luce senza l'oscurità, eccetera, eccetera. I jedi grigi. Esatto. Quindi a sto punto vado da Ron. Ho recuperato le informazioni che ci servivano. Ho una serie di buone e cattive notizie. Più che altro saremo obbligati a una scelta. Parti con le cattive notizie. Le cattive notizie sono che quella creatura, tecnologia o qualsiasi altra cosa che aveva preso possesso delle facoltà di Ifran pare essere intenzionata a utilizzare... No, fermo. Sì. Di Ifran. Scusa, ho sbagliato a parlare Gurbani. Di Gurbani. Perdonami, sono stanco anche io. È intenzionata a, diciamo, impossessarsi o liberare una specie di arma di distruzione di massa. Ok. E in questo momento ha caricato un software, una tecnologia, qualcosa... nell'androide che stiamo inseguendo. Ha cercato di farlo sulla Talisman, ma non ci è riuscito. Quindi la cattiva notizia è che e qua si arriva alla buona notizia: non ci servono informazioni ulteriori, perché Rozbe e Gurbani sono amici. Rozbe ci ha pagato per riportarlo vivo, non perché è interessato a che cosa sa, ma perché lo voleva a casa sano e salvo. Questo significa che rinconsegnato lui in buona salute avremo la nostra parte. La problematica qual è? È che noi siamo inciampati in una cosa che renderà questo orizzonte decisamente più pericoloso. Possiamo decidere di ignorarla, andare a Coriolis, prendere i nostri soldi e poi andare a consumare la tua vendetta dritti per dritti, però probabilmente dopo dovremo fare i conti col fatto che non abbiamo cercato di fermare una minaccia più grande, oppure dobbiamo mettere da parte l'interesse personale e metterci a rischio per cercare di sistemare una situazione su cui in realtà non abbiamo responsabilità personale e che ci metterà in pericolo, ma che dovremmo attivamente decidere di ignorare. Quindi, io ti ho fatto una promessa e di conseguenza devo interpellarti. Che dici? Perché io
sono confuso. Ho una strada facile e una difficile, una ben pagata e una rischiosa e non pagata. Però chi meglio di te sa che quando sei nella merda fino agli stinchi, probabilmente la strada migliore è camminare per uscirne. Quindi fammi solo capire una cosa molto semplice. Se noi seguissimo questa traccia, indizio... Nave, sì. Nave, ritarderemmo il nostro confronto con Shariar. E cosa ne otterremmo? Renderemmo l'orizzonte un luogo più sicuro. O meglio, avremmo l'assicurazione che non ci staremmo condannando solamente, non voglio essere riduttivo, ma nell'intenzione di anteporre la vendetta a altre cose più potenzialmente più importanti. Non so neanche se lo siano. Potremmo anche informare le autorità di questa cosa. Magari la cosa arriva lenta. Quante probabilità abbiamo di riuscire in questa impresa? Nel senso, è qualcosa che possiamo risolvere con un siluro o che possiamo risolvere con svariati giorni all'interno di una nave a cercare la persona che ha l'informazione che non deve arrivare da qualcun altro? Diciamo che questa entità utilizzare altre creature, altre persone come tramite. Probabilmente in questo momento si trova nell'androide che sta scappando. Mi interessa un numero di giorni che ci metteremo. Chiedo all'intelligenza artificiale di fare chiedo a Bob di fare qualche calcolo. Non ti so rispondere, non ti so neanche rispondere su quali sono le nostre probabilità. So che se andiamo nell'altra direzione, le probabilità di evitare questo pericolo per l'orizzonte non esistono. Sono indeciso anch'io. Io onestamente mi domando che cosa questo orizzonte abbia mai fatto per noi. Probabilmente per niente. Per me non ha fatto nulla. Non è importante, sì, cosa l'orizzonte può fare per te. Cosa tu puoi fare per l'orizzonte? Diciamo che farei il tuo stesso ragionamento. Farei il tuo stesso ragionamento se non fosse che non ho un altro cazzo di orizzonte dove andare. Se noi in qualche modo riuscissimo a avvisare qualcuno, avvisare le autorità competenti, perché dovremmo farla noi questa cosa? In realtà non c'è nessun motivo per cui dovremmo farla noi in prima persona. Siamo semplicemente i più vicini, coloro che sono in possesso delle informazioni, e in questo dato che Amura è stato chiuso e interdetto agli accessi, non abbiamo nessuno da contattare senza dare molti giorni di vantaggio a una minaccia potenzialmente pericolosa. Quindi di base ti dico no, non dovremmo farlo noi. Mi viene anche da dire che lo stronzo che vi ha ridotti male sembrava avere una certa considerazione per noi. Non so perché, ma penso che ci consideri pericolosi. Credo che sia come tutti i paranoici che considerano chiunque stia intorno a loro una potenziale forma di danno. Diciamo che nella stessa identica condizione della come si chiama la flotta? La classe 5 era della Legione. Stavo dicendo, diciamo che questo settore ha portato una nave di classe 5 della Legione a implodere e noi siamo atterrati e siamo tornati relativamente sani e meglio equipaggiati. Io comincio ad avere una certa fiducia nelle nostre facoltà. Questo non significa che siamo obbligati a percorrere questa strada, ripeto, sono qua a parlarti per questo motivo. Verso dove dovremmo andare per fare quello che proponi? Beh, in realtà per la rotta che abbiamo già settato, se intercettiamo la nave con l'androide e la facciamo saltare, non ti dico che fermiamo la minaccia, ma sicuramente la rallentiamo, perché dovunque debba andare questo androide non arriverà a destinazione. Perfetto, noi abbiamo un pappagallo a materia oscura o qualunque cosa sia questo
volatile. Possiamo usarlo. Non sicuro. La spariamo contro la nave che stiamo cercando. Quella corda che mi persibra. Era giusto informarti che non stiamo andando a recuperare informazioni che ci servono per essere pagati, potremmo andarcene adesso, ma stiamo andando a fare qualcosa che non è necessario se non per spirito civico. Samad, dei soldi, sai quanto mi interessa? Sai quanto guadagnavo io quando facevo quello che facevo su Dabaran? Assolutamente nulla. I soldi non sono importanti, i soldi sono solo un effetto collaterale delle nostre azioni. Se non per il fatto che... I soldi sono in genere l'effetto collaterale peggiore delle nostre azioni, perché quello che ne deriva è che ci perdiamo dietro ad altri soldi, decidiamo di fare qualcos'altro per pagare un debito che forse non dobbiamo più pagare, e Eric ne spende metà per comprare dell'alcol. Ilona, dove sei? Allora, pensavo di essere nelle stanze, però ho la curiosità di vedere la stanza quella dei naniti. Ok. Che chiedo ad Al barra Bob che cosa si può fare. Bob, signora. Bob. Al, non sono più. Al Bob. Al Bob. Sì, immagino Bob Al. Con dei nani piccoli. Cioè, piccoli con i capelli a punta. Quelli che sono reggono la grossa mano. Esatto. Voglio tirarti un dado. Scusa. I naniti. Dotto, Eolo, esatto. Mammolo. Dottolo, Eolo, lo. E chiedo a Bob, ma è possibile fare dei talismani con questi naniti? Quello che vuole, signora. Oh, una stampante 3D. Basta che fornisca del materiale grezzo e i naniti provvederanno a riorganizzarlo. Gurbani. Te. Ne abbiamo due adesso. Sì, alti la metà però. Che tipo di materiale serve per questa, per creare dei talismani? Dipende il materiale che le vuole. Una torta di carote. Dovrei averne ancora nel mio, nella mia stanza. Con la maizena. Amido di mais. Dovrei avere ancora del materiale nella mia stanza. Signora, richiederei la sua attenzione ai sensori. Se possibile mi raggiunga nel ponte di comando. Sì, va bene, va bene. Allora, visto che sta andando lì, mentre prima eri nelle tue stanze, io volevo usare un plot point. Perché lei per qualche minuto si addormenta nelle sue stanze e ricordi in un sogno abbastanza strano esattamente tutto quello che il tuo maestro ti ha detto sull'oscurità, un po' forse il sogno fomentato dalle domande di Zero, okay. Ma fai un sogno molto lucido su quando ti parlava dell'oscurità il tuo... Mi sta benissimo, okay. Tutto. Però, però in altra maniera, ricorderai. Okay. No, infatti, ok, va bene. Però non ora non va a dormire ora. No, questo qua è quando era nelle sue stanze, si è addormentata queste cose e poi non, non c'è ancora andata. Era andata. No, ci sono andata e poi me ne sono andata. Prima quindi di venire ai naniti. Ok, va bene. Perché l'avrei usata prima, ma poi perché gli ho chiesto dove eri, era nelle stanze. Allora, stavi andando dai naniti per fare una cosa particolare. Ah, ok, va bene. Un talismano particolare. Un talismano particolare, ok. Va bene, però sono stata richiamata ai sensori. Va bene, vado ai sensori. Poi ti dirò. Va bene, va bene. Quindi, visto che ti è piaciuta, non ti prendi il Dark Point? No, l'ha già preso. No, l'ha rimesso via, di la verità. E allora lascialo dov'è. Devo dire che comunque mi è piaciuto. Bene. L'hai usato, però. Certo che l'ho usato. Okay. Vieni richiamato ai sensori da Bob. Sì. Ci corri verso i sensori o ci vai tranquilla? Questa domanda dovrebbe... metterti in allerta, ma quindi ci va tranquillo. Altrimenti è metagame, no? Ci vado normalmente. Allora, ci vado. No, ma poi perché stai pensando al sogno. Da purista. Stai pensando al sogno. Tu puoi accedere ai sensori anche da qua, ti bastano qualsiasi postazione. Ah, vabbè, allora sì, se mi basta una postazione la faccio direttamente. Perché devo andare in un posto quando posso farlo? Perché sul posto di comando hai più controllo dei sensori, da in remoto comunque. Ma perché farlo dal fisso quando vuoi farlo dal cellulare? Esatto. Quindi lo faccio perché da lì. Perché non è fatto per il mobile. Esatto. Lo faccio da sfasato. Dove sono e poi se c'è necessità vado al mio posto. Piccolissimo. Quindi dimmi. Avverto la presenza di possibilmente una nave a 8 settori di distanza. Ok, allora io avviso tutti. Io vado alla avvisa tutti che abbiamo una nave molto vicino a... Gli dico dove cavolo è sta nave. Io vado alle armi. Ok, fai un tiro di data di Jin. Yes. 5 vantaggi.
per essere pronto quando sarà il momento di dare energia. E là là là. 3-6. E sta minchia, non avevo visto quei due. 3-6 ho fatto. Io ho fatto 5 vantaggi su 6. La nave sta caricando le armi. La nave nemica? Cioè non è nemica la adesso nave. È nemica signora, sì. Io ho detto che andavo già. È molto armi, burlona. Avviso tutti, attenzione, la nave ha dei toni minacciosi ai nostri guardi. Sono in postazione. No, 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 no. Zero risponde immediatamente, sono in postazione. Ma che te traficco, Eva. Ma poi? E poi da lì parto verso la postazione dei sensori, direi. Io sono in postazione e si sente leggermente il tè che mi sto versando mentre sono pronto a distruggere qualsiasi cosa. Io mi siedo sulla plancia e mi guardo attorno. Che cazzo, è cambiato tutto, non capisco più un cazzo. Allora, sinceramente siete un po' presi di contropiede perché ognuno era a farsi i cazzi suoi. Tranne zero. Tieni nel tempio a pregare. Che è di fianco a dove ci sono le armi. Però io ho fatto 5 ma non sei detto nel... c'è una nave, io sono andato non sei armi. Nel posto delle armi e la cabina delle armi, il settore delle armi va attivato, lui deve andare nel reparto ingegneristico. No, certo, certo, io sono al settore delle armi con le armi spente. Io ho fatto 5 vantaggi, i miei 5 vantaggi sono che dormivo nel settore ingegneristico. Ci sta. Ha bruciato una chiave inglese. Bam! Io dopo aver pregato senza volto per far ricordare le cose a Ilona sono andato alla cosa delle armi spente, però dove vado lì qua. Domanda, Ilona, corri verso il reparto, il punto di comando o governi da qua? No, vado al mio posto, okay. Corro verso il mio posto. È un turno non agirai. Mm-hmm. Metto la spada mononucleare nel comparto siluri. La spariamo contro. Qui fa un buco dritto. Io nell'intercom dico a Gurbani di arrivare al ponte di comando e mettersi su, su uno dei sedili a smorzamento. Non so se può muoversi fino a lì. Non il credo. No, il lettino chirurgico è a smorzamento. È a smorzamento. Gli dico di legarsi con le cinture di sicurezza al. Ok. Al coso e di stare lì ben assicurato perché potremmo ballare. Tra l'altro le cinture di sicurezza sono dei grossi cose di cuoio, delle manette di cuoio, esatto, che ti tengono legato al e poi c'è comode e ci sono dei tentacoli stranamente che arrivano da abbastanza sì, mai. Sì, esatto. Evviva. Sto pensando a Eric che altro hanno utilizzato. Un silure è stato lanciato contro la nave. Attivare cannone culo a Scannon, cioè a Salt Cannon, che è quello che teoricamente dovrebbe sparare. È il sistema di difesa, no? Certo. Culo Cannon, però Auto Cannon. Auto Cannon, non Assault Cannon. Io se vedo il siluro dico, Ron, dammi energia e provo a sparare col cannone nel siluro. Allora, io do 2 di energia a lui. Mm-hmm. Così uno l'Auto Cannon e uno sparo. 2 di energia ai sensori. Non ci sono ancora io. Sto correndo. 3 di energia al movimento, allora. Signore, se vuole rimanere fermo perché il pilota è svenuto. Possiamo attivare l'emettitore positronico. Non so cosa sia, attivalo. Quanta energia vuole 3. Dare? 3. Ok, signore. Che cazzo è l'emettitore? Non lo so, lo scopriremo tra poco. L'emettitore di positroni. Bene. Ora è tutto più chiaro. Quindi 2 a 0 e 3. Okay. Uno lo tengo per l'autocannon in automatico. Mm-hmm. E con uno provo a sparare al siluro se lo vedo. Calma, io faccio command. L'autocannon sono 2 azioni. Perché o uno gioca con uno sul gioco, uno agisce con l'autocannon o agisci col cannone a ioni. Beh, io non posso agire io con tutti e due, con uno di energia e uno tutti e due manuali. In teoria il regolamento invece che no. L'automatico autocannon. No, perché faresti 2 turni. Ron, puoi darmi un po' più di energia? No, ma energia. Quanto vuoi? Quanto mi serve per sparare manualmente? Ma cambia il numero di azioni. Mi serve 3 per sparare manualmente con l'Ion Cannon e 2 per l'automatico, l'Auto Cannon. Di energia. Lasciare in automatico. No, un punto. Perché hai detto 2 azioni? Perché devi sparare con 2 armi. Se tu spari con 2 armi nello stesso turno, è come se lo stesso gunner facesse 2 azioni. No, ma l'Auto Cannon io lo tengo in automatico. Non esiste l'automatico con l'Auto Cannon. Come? Non è quello che targetta in automatico? Targetta in automatico, ma poi c'è uno che spara. E non posso dirgli talento è automatico. Non puoi? Se punta in automatico potrà anche sparare Al, no? Io mi ricordo che è un sistema di difesa automatico. Sì, vuoi usare Al? Sì. Al sì, si può usare. Per l'autocannon. Ah, ok.
Quindi mi faccio dare l'energia sufficiente a sparare io col cannone a ioni e tenere l'autocannon. Che sono i due tipi d'alle. E Bob spara con l'autocannon. Ok. L'autocannon è più corto di raggio, no? Sì, è contatto. Quindi prima provo a sparargli io col cannone a ioni. Sul al sicuro. Sicuro. Sì, che so che è difficilissimo, quasi impossibile, ma io sono un grande cecchino. Lock. Perché non posso farlo a mano? Io sono meno due dadi. Va benissimo, sono 10. Sulla signature che è 4. Dadi in meno, mi sa. Perché qual è la cosa migliore che posso fare contro un siluro? Lo facciamo esplodere prima o sì, prima. Ok. Sì. Non dopo che è già esploso su di meno 4 e meno 6 dadi. Meno 6? Meno 2 perché non hai il lock e meno 4 per la perché è piccolo. Più la classe 1 a meno 2 più un dado. Di meno 6 più 1 e io uso il talismano. Ok. Aspetta, l'autocannon c'ha un più 1 se non sbaglio di base. L'autocannon, te lo dico subito, ha un più 2. Ma non è Lion Cannon. No, più 2. L'autocannon? Lion Cannon è più 1. È il Lion Cannon. Lancia dei leoni. Perfetto. Un successo, un vantaggio. 2. Fa un danno, critico 2. Quindi niente. Critico. Fa un danno alla struttura e un danno al... Siluro. Quindi faccio io. Ok, il siluro praticamente si è avvicinato di due settori e poi si ferma. Poi si ferma perché va incontro alla Lion Cannon, che è a raggio medio 4, quindi diciamo che era entrato dentro il raggio. E Sharon con la tuta e gli mette un tappeto attorno. Cioè dai, c'ho il massimo. Considera che io ho il massimo possibile del sistema di Coriolis per sparare a distanza. 5-5, quindi a posto. Menghia. Adesso direi il turno di... cazzo di nave è questa qua? Siluro disattivato, pensate al resto. Sto arrivando i sensori. Non sono al mio posto. Non ho un lock, non ho uno scrock. Ho perso il vivo, ho perso il switch. È una nave che ha il radiofaro spento perché l'avete individuato da ultimo perché ha avuto Bob e ha fatto un successone. Grazie, perché ha sparato un siluro? Non lo trovavamo nemmeno. No, se no il siluro lo sentivate, esatto. sulla carlinga della nave. Porcaccia. Abbattiamola. O meglio, capiamo. Che cazzo dobbiamo fare? I siluri non sono nella parte armamentario, sono in tutt'altra parte? O sono dove sono io nell'armamentario? I siluri sono nella parte armamentario. Ah, okay. Però non dove c'è l'Ion Cannon. Tanto ok, però posso arrivarci. Lì di fianco. Se c'è bisogno. E tu, allora, tu alla fissazione tua è che spari dall'Ion Cannon. In teoria la Ion Cannon fa da postazione delle armi, quindi controlli sia l'autocannon che i siluri. Ok. Allora, innanzitutto devo capire chi cazzo è questo. Non la devo fare aspetto, quindi è impossibile. Hanno sparato però. No, ti puoi provare a mandare un messaggio, non sai se ti rispondono. Beh, allora intanto... puoi fare Anonymous e cercare. Vabbè sì, intanto gli mando un messaggio e gli dico... qui è Capitano Samad della Talisman... identificatevi o pagatene le conseguenze. E intanto ordino a lui di sparare. Perfetto. A che distanza sono? 8 settori. Quindi per adesso il cazzo. Beh, no, abbiamo un siluro gravitonico. Uno, però eviterei. E un pappagallo. E un pappagallo. Il siluro gravitonico non lo spenderei adesso, Ma il pappagallo. No, scusa, allora adesso ordino a... Come un siluro gravitonico? Ci abbiamo altri siluri però non gravitonici. No, noi abbiamo un... Cioè ci hanno montato tutto il coso per sparare i siluri e ci abbiamo un siluro? Se non abbiamo uno, ne abbiamo due o tre. Non gravitonici, non ci sono i siluri tipo missili? Sì, ma no. Ma poi anche fossero normali, comunque ne avremmo due o tre siluri. Cioè nel senso, in una nave con un comparto siluri ci sono due siluri, non 200. Ma noi ne abbiamo uno solo. Sì. Infatti non lo spenderei adesso, quello che faccio non è tanto ordinare a lui, tanto le armi sono fuori portata, ma ordinare a Al di fare manovre evasive e avvicinarsi. Lasciatemi comunque un po' di energia in caso dovessero sparare. Sì, l'energia tanto la dice lui. Ho fatto un... Ah no, non è vero, due successi e un vantaggio che tengo per dopo. Quindi lui ha più due a fare le sue belle prove. Di sparare? No, Al per pilotare manovra evasiva e o avvicinarsi. Ok. Che decida lui. 4, 2, 6, 8... E che volete fare? Avvicinarvi o... Allora, cosa rispondono se rispondono?
Gli hai fatto un messaggio allora? Sì, gli ho detto qui è il capitano Samantha. Identificatevi o pagate le conseguenze. Identificatevi o pagate le conseguenze. Qui la nave Braghir dei Draconiti. Disabilitate le vostre armi. Spegnete i motori. Abbiamo rilevato che c'è una struttura di mutamento all'interno della vostra nave. Se sarete come la nave della regione, sarete epurati. Sono tendenzialmente poco propenso a disabilitare le armi dopo che avete sparato un siluro. Cosa mi assicura che potremo parlare civilmente? Vedi che la comunicazione viene messa in pausa e Bob accende l'altoparlante e fa: signore, sono io che non ho fatto passare la comunicazione. Dalla loro traccia energetica sembra che questi abbiano distrutto la nave della regione. La classe 5. Non mi sembrava prudente continuare a parlare con loro, però i vostri ordini erano della rotta intercettazione contro la loro traiettoria. Io voglio capire se mi sta pigliando per il culo. Cioè, beh, Bob potrebbe avere delle intenzioni di me. Oh, abbiamo appena Ilona ha appena buttato su nel ma soprattutto non ci vedevamo manco The Hall. La versione 2.0 Hall non te l'avrebbe detta questa. No, la versione responsive di Hall. Come funziona per capire se ha dei secondi fini? Allora, se vuoi proprio capire i secondi fini con i tuoi poteri, vai nella stanza della CPU, corre e vai a leggergli la mente. Ah, no, certo. No, ma è semplicemente un... cioè, è come se stessi parlando con una persona. Percepire intenzioni, tra virgolette, no? Osservare? Observation su Wits. Ok. Ah, perfetto. Observation, quindi ho... 7? No, 6. 2, 3, 4. Ah, Wits. Scusa, tiro un altro dado su. Ok. Ok. Oh, 2-6. Vedi, tiri 6 dati, fai un successo. Tiri un dado. C'è un successo, è giusto. Che sistema. Come si dice? È sincero o c'è qualcosa che... O Al? Ti sembra sincero? Non sembra che abbia sbroccato. Ok. Come faceva Al. Bene, adesso apri pure il canale di comunicazione se volessero dire qualcosa, a meno che non sia un rischio. Beh, li ho aperti, signore, quando lei ha deciso di aprirli. Perfetto. Levo il pauso. Cosa rispondono? Se rispondono. Ti hanno chiesto di disabilitare sì, la nave. E io ti ho detto, cosa mi assicura, cosa mi assicura che una volta che disabiliterò le armi non mi lancerete un altro siluro? Non ci interessa. Se la vostra analisi se la nostra analisi sarà positiva, verrete distrutti. Nessun virus deve lasciare il pianeta di Amura. È il peccato di chi ha soverchiato gli antichi dei. Chiudo la comunicazione. E sti cazzi, scappiamo o abbattiamoli? Siamo più veloci o più lenti di loro, Ilona? Allora, adesso sono arrivate sensori, finalmente, penso. E cerco un attimino di capire com'è questa nave. Cosa dici? È una nave tanto carina, senza soffitto. Più uno di e quindi senza soffitto vanno tutti nello spazio, sono morti. Senza cabina di lusso, senza cucina. Anche la nostra senza niente. Cazzo. Posso provare a. Sarebbero state determinanti in questo. A spingere. Puoi spingere? Spingo. No. Dai, fumble. Fumble. Dai sensori. No. Oh, buono. Successo un vantaggio. Col vantaggio puoi dargli il dark point che gli hai dato. Ti cazzi vantaggi. Ci piacerebbe. No, allora, la nave è una classe 3. Ok. E... come la nostra. No, adesso è 4. No, la nostra è 3. 3 e qualcosa. 3.5. È veloce quanto voi. Ok. Quindi si va tutto sul pilotare in caso. Sui... sì. L'abilità del pilota così, E quindi confidate nell'abilità di Bob. Andiamo bene proprio. Come armi? Come armi sono equipaggiati con un cannone accelerato, un accelerator cannon, sì, okay. E siluri. Siluri però non leggi bene che siluri siano. E quanti alcuni sono? Hanno un po' una distorsione, quindi o è antimateria o sono nucleari. Porca puttana. E la scia energetica è quella che avevo percepito prima del che ci ha preso la Qajar? No,
No, ok, non è la scia della crociera, questa è la seconda scia che vuoi. È la seconda scia, esatto. Sì, puoi sì, attaccare un comunicatore o qualcosa al pappagallo in modo da farle attivare la cosa quando vogliamo noi? Probabilmente sì. A meno che non ci sia un posto dove, dove nasconderci come qualche settimana fa, non siamo così tanto più veloci di loro da poterli distanziare con sicurezza se ci stanno le costole. Io opterei per... Abbattiamoli. Attaccare. Disattivarli, sì. Vabbè, disattivarli. Mentre voi chiacchierate... Beh, abbiamo un cannone ionico. Ok. Togliergli energia e poi allontanarci, piuttosto? Sì. Bob, c'è qualche arma di cui non ci hai parlato attaccata sulla nave oltre ai siluri? Qualcosa che ci può essere utile per difenderci o attaccare? Tipo una railgun. Il pulsore gravitazionale è attivo, l'armatura ablativa. Cosa fa il pulsore gravitazionale? Il pulsore gravitazionale utilizza l'energia della nave per assorbire i danni. Ok, è tutta roba passiva, non possiamo attivare qualcosa per farli esplodere? Purtroppo la mia capacità di produzione di siluri gravitonici è molto lenta. Li puoi produrre. Ce ne faremo bastare uno. Li puoi produrre? Sì, signore. Ottimo. Io faccio, ce ne faremo bastare uno però. L'importante è attivare in combinazione il generatore di onda oscura con il pulsore gravitazionale. Guarda, do l'energia al... Quanta energia vuoi? Il motore posizionale. Non è un problema, fai, produci. Commerciale, tipo carbone, no? Con le tue nuove capacità puoi sovraccaricare il cannone a ioni per sparare più lontano? Ricalcolo. Sì. No, questo è il tiro del capitano. Okay. Peccato. Porca puttana. Successi. Aspetta che calcolo, Vado un meno. Sì, è possibile. Il dado che è caduto ha fatto 6 perché era 1. Un dado. Tieniti pronto in caso. Sì, signore, riconvoglio l'energia. In caso, se attivate il pulsore gravitazionale, avrete più energia per la nave. Beh, buono. Attiva il pulsore gravitazionale! Attiviamo, un dark point. Ecco. Sì, sto cazzo. No, questa roba è veramente puttana miseria. Sì, vi ho fornito qualche gadget. Sì, vabbè, me lo spariamo. Ok, poi scusa, che io devo fare un tiro di pilot. Quanti danni mi hai dato? 7. Quello che avevo in mano. Uso un plot point e si è zero sulla... Perché voi avete chiacchierato e nel frattempo mi avvicino ai due settori. Non si torna in braccio. Attivo. No, la prossima arma è Ron con la tuta, con la spada monodimensionale. Che taglia dura la nave. Spara un nuclear torpedo. E si fa chiamare Gammon in Chicago ad oggi. Porca merda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, me ne manca l'altro 2 di command. 3 successi. Ma tira 10 dadi. È bravo quanto 0 a sparare. Ah, 2 di command. 12 con 4 di agility e 4 di ranged combat. Però sono 8. Più 2 del nuclear torpedo. 10. Più 1 di lock. E più 3. Veramente dovrei tenerne altri 2. Grazie. Prego, no, perché giusto. Okay. Mi sembrava strano fosse più bravo di 0. Ok, è partito il missile e vi colpirà fra Io preparo l'azione a quando arriva il raggio del cannone ioni e gli sparo. Ok. Appena ho deciso. Io attivo l'oscurità totale. No? Che sì. Cos'è che fa? Prima comando. Il generatore di onda oscura. 2, 3, 4, la roba più oscura che posso fare. Il generatore 8? Di onda oscura, ti dice Bob, che praticamente prende l'energia di tutta la nave, tranne quella necessaria a motori per muoversi, e vi fa diventare invisibili. Anche ai siluri. Sì. Beh, diciamo che diventate invisibili. Se poi ci spostiamo. Gli andiamo vicino e gli tiriamo un siluro in faccia. Butta via. Io l'erbaggio. Signore, non vi conviene tirare un siluro in faccia. Adesso, qual è il raggio? La distorsione gravitazionale prende 4 settori. Perfetto, quindi a 4 settori si ha. Intanto diventiamo invisibili. Metti che lo fanno esplodere a metà strada come fai tu. No, ma noi diventiamo invisibili, gli andiamo a 4 settori e glielo sparo io. Va bene. Cominciamo a dire. Allora, comanda a lui. Così sparare. Abbiamo più energia. Sì, sì, per fare il No, 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 diciamo no. Command a le persone con le chiavi inglesi che fanno. Ok. Allora, no, portaci via da qui. Uno. Io posso al massimo usare lo schermo. Ritirata, signore.
No, beh, no, vediamo, decidono loro. Ah, no. Un siluro ci ha agganciato, signore. Beh, sparate al siluro e sparate a quella cazzo di nave. Anzi, diventiamo invisibili. Allora, per diventare invisibili cosa devo fare? Quanta energia do a chi? Tutta. Devi dare tutta l'energia residua della nave, quindi almeno 2 energy point. Ne abbiamo 5, quindi... Non è aumentata l'energia che abbiamo. No, 3 li devi usare per muoverti. Se ne dai 5 rimani fermo. Ok, 3 più 2, quindi 2. 2, 2 è il minimo. Perfetto. Ma noi abbiamo ancora solo 5 di energia. No, aspetta, allora aspetta, aspetta. Nessuno ci assicura gravitazionale. Nessuno ci assicura che diventiamo invisibili ai siluri che ci hanno già agganciato. Tutto quanto abbiamo. No, perché scusa questa cosa, se non ci quindi se lui usa 3 per muoversi e 2 per invisibilizzarsi, rimangono ancora 2 di energia. Abbiamo attivato il pulsore, ok. Che cosa? Io non lo so, non ho technology. Non so se il siluro ci segue anche dopo che siamo invisibili. Beh, ma io posso sparare, abbiamo ancora tutto due di energia. No. Ah, ce l'abbiamo due energia. Sì, perché abbiamo attivato il pulsore. Va bene. No, perché se diventiamo protetti dall'oscurità, non ne ho idea. Non ne credo sia protetti dall'oscurità. By the power of Grayskull. Ah, devi tirare per attivare cosa dell'oscurità. È la Madonna! Sono 4 successi e un vantaggio. E direi di sì, allora, che quindi il missile non ci viene. Sì, perché devi cambiare sistemi. Super, se non sei super invisibile. Se non sei in combattimento, lo attivi e via. Se sei in combattimento, devi riposizionare. Due me ne dai a me. Guarda, io ho fatto 4 successi per diventare completamente invisibile a qualsiasi cosa. Siamo così invisibili che ci troviamo seduti nel vuoto. E ti costava 5, 3 per muoversi, che devi fare il tiro. Sì. Devo fare il tiro con la nave. Perché prima è movimento, giusto? O prima è energia? 4. No, prima è energia. E tu hai fatto 4 successi. 4 successi. Che era solo per attivare il coso, quindi non per dare energia, perché quello non deve tirare. No. Dare energia non deve... La nave ha fatto cilecca a muoversi. Che bello. Ma tu non farei cilecca a sparare. Beh, ma scusa, se cilecca a muoversi comunque si muove. Vabbè, la nave decide di ritirare. Bella merda. Però sono tanti i vantaggi. Sì, è il rischio fa. Però scusa, vuol dire che non si muove proprio. Si muove, ma non abbastanza. Ha fatto fumble. Si muove, abbastanza. Cosa hai tirato? Ha fatto fumble. Bob ha fatto fumble. Quindi proprio si ferma in questo caso. Non c'è un malfunzionamento nella ridistribuzione di energia. Ho spostato troppa energia. Hai spostato. Quindi siamo invisibili, ma nello stesso identico posto, quindi se arriva al sicuro ci piglia uguale. Io te l'ho detto che devo mettere sempre energia agli scudi, è per quello che non ti avevo messi. In realtà la nave ha messo energia, ma non nei motori, ma negli scudi, perché è talmente nuovo per lei il sistema. Sì, però vuol dire che noi siamo diventati invisibili, quindi anche se abbiamo perso il lock del siluro, sta arrivando comunque dove siamo noi. Esatto, però io se tu spari un siluro in questo momento, la scia di calore potrebbe deviarlo da qualche parte. Sì, ma l'unico siluro gravitonico che abbiamo non lo userei per quello. Sì, io merito il siluro che gravitonico e cerco di sparare il più vicino possibile al siluro che sta arrivando, in modo che lo locchi e tutti e due vadano verso l'altra nave. Bello. No, mi ha dato l'idea Ron, ma... E poi quando il siluro raggiunge l'altro siluro, prendendo 4 settori, magari li investiranno. Esatto. Beh, no, scusa, se noi spariamo il nostro, l'altro sta arrivando così, l'altro lo rintraccia e inizia a mettersi sulla coda, non lo raggiungerà mai se vanno alla stessa velocità. Se vanno alla stessa velocità. Quindi il nostro si schianta su di loro e l'altro gli arriva dietro, preso dall'esplosione. Tutto va bene. Poi io ci provo, che cazzo me ne frega a me? Che me ne frega a me, io sparo! Piuttosto che morire annichiliti da un siluro. Non hai dato energia ai sensori, quindi sono ancora senza lock. Però sarà più facile sparare a una nave che sparare a un siluro. È meno... No, se prima era meno 6... Credo che i siluri non si possano sparare senza lock, ma noi ce li fottiamo. Beh, io gli avevo sparato a mira, difatti mi hai dato meno 6. Sì, esatto. Sì, no, aspetta, quella è una cosa diversa, perché sparare è una cosa. Il missile ha bisogno del lock perché poi si deve... No, ma io provo, io provo a sparare... Ah, giusto, perché poi quello si muove, perché ci metterà un paio di round. No, il discorso è proprio, non puoi... Non puoi sparare un siluro, non puoi sparare un siluro senza lock. Sì, un vabbè, siluro lo puoi sparare dritto. Ma loro si sposteranno, ci mette un paio di round. Certo, però almeno il siluro che... settori, però intanto il siluro che viene verso di ma voi avevate 2 punti di energia residui. È vero, con uno lock e con l'altro spari. È uno. Buono, dai. Quindi devo fare un... Sì, fallo bene. Io mentre lei fa i lock posso spezzare un talismano per darglielo a lei. Dammi. Sì. Io sparo. Lo uso, il talismano quello che avevo di Mystic Power. Ma te quanti talismani hai? Tu mi hai idea? Io me ne potrei fare infiniti da regole.
un'ora, avevamo detto. Sì, un'ora, ma sono passati tipo 3 giorni, quindi me ne potevo fare 60. E abbiamo deciso che me ne facevo uno per abilità e quando lo consumavo poi dovevo rifarmeli con calma. Sì. Io adesso ho usato quello di Combat Agility, quindi uso quello di Mystic Power per dargli più una lei. Ok, hai un vantaggio, hai un lock, un e ti dà un dado in più. E un dado in più. Mm-hmm. L'hai già tirato? Già fatto, già. Sì, fatto. Sì, oh, l'ha già tirato. Il dado in più è per te che per ti... Te. Perché lei ha fatto il successo, quindi. Ah, ok. Tu spara. No, io lo faccio. No, no, Dimitra Junior Junior, perché abbiamo detto. Allora, giusto che non esiste più, hai ragione. Basta mi danno male gli artefatti, per favore. Sì, è. Perché devo capire quanto ti dà di più il siluro gravitonico. Non mi ricordo se più 2 o più 3. Allora, se volete scoprire perché dico a Claudio di non proferire più il nome di Dimitri Dimitra Junior Junior, è perché non avete ancora ascoltato la prossima puntata di SideQuest. In cui io e Lele gli distruggiamo Dredd. E ho empatizzato molto con Claudio e ho capito. Sai perché mi chiamano Falco Nero? Ecco. Ti odio. Sai perché mi chiamano il Falco Nero? Esatto. La fusione. Facciamoci una foto. Permetti da un più 3. Rob, ti odio. E genera 2 d'arco. Gli tolgo l'energia. Non frega niente. Ho già sparato. Moriremo, non fa niente. Meglio morire. Non faccio neanche un successo con tipo 15 dadi. Ma che bel sistema. Oh la madonna. No, direi 4. Di no. 5. Sono 5 successi e un vantaggio. Minchia. Non c'è un altro bonus perché siamo invisibili? Di solito quando attacchi da invisibile c'è il vantaggio. Ma no, ma sei mica in D&D. Hai fatto 5 successi. No, in realtà ho fatto 6 successi. 5 successi e un vantaggio, scusa. Sì, sì. Ok, coglione. Mecoriolis. Lo sparo a palombella. Allora, 2 successi, diciamo che li bruci per fare quella cosa del missile. Eh beh, in effetti, cazzo. E quindi il missile che vi stavo colpendo. Ok, per prendere, per dargli il segnale di calore. Ok. Okay. Gli altri, con gli altri 3 che vuoi fare? Altri 3. Mm-hmm. Con gli altri 3, allora uno lo prendo per rendere il missile molto difficile da abbattere. Per rendere il missile più difficile più da abbattere. No, che è più difficile da intercettare. Critica, fai più difficile da intercettare, ok. E gli altri 2 per il critico, immagino che sarà un critico 2, no? No. Ah, non c'è bisogno. Il critico è 0. Ah, è critico automatico. Come mi uso gli altri 2 successi? Su? Più danno. Più danno. Fai 8 danni di base. Più il critico. Più la. Ed è difficile da. Ed è difficile da targettare. Scusa, quanto sono lontani loro? Non importa. Per essere sicuri di non venire investiti noi, dato che il raggio è 4. Beh, non erano altre erano. Fa un'esplosione. No, il raggio è short, ho riguardato. Okay. I 2 settori. Il problema è che il nostro è long invece. Il tuo siluro viaggia molto più veloce dell'altro. Fa 3 settori a turno. Puttana. Quindi in un turno gli arriva addosso. E allora io te l'ho detto, allora uso uno dei 2 successi. Uno lo uso solo per il danno e l'altro lo uso per aver dato al mio missile un po' di traiettoria curva. Allora, loro hanno 4 e 3 8. Devi prendere 2 dati e nascondi. Già preso. Già preso. Okay. Meno 4. Quanto avevo dato a te di signature? 4. Meno 4 di signature. Meno 1 per me. Mi hai dato meno 6 prima. Per sparare al siluro. Sì, ma lui è in contact ora. Lui sta sparando con l'autocannon difensivo. Ok, okay, quello fatto è quello fatto apposta. Okay, certo. E comunque vabbè. E comunque è 0. Mancato. Tira la vede. Zero ha fatto. Missile in traiettoria. E poi vedi una nuova. E poi vedi l'altro missile che fa. Lo segue dietro. Tira pure la doppio critica. Bersaglio agganciato. Cosa devo tirare? Critico. Critico. Fa un critico automatico. Critico. E io lo inverto il critico. Con qualsiasi arma. No, non è dove. È somma. Ah, è vero. È somma. Perché non è sulle quindi persone. Quindi fai tipo dado appesantito se vuoi. E 2 dadi da 6 più 12. Cioè, 2 dadi da 6. Se vuoi ritirare 2. Così fa 6. Da 2 a 12. 8. 8. 8. Disabled Weapon System. Uno dei sistemi di armamento della nave è colpito e smette di funzionare. Se ce n'è più di uno, determinalo random. Se la nave non ha nessun'arma, ritira. Ma gli 8 danni che si sono fatti? Gli 8 danni sono. No, gli 8 danni più l'altro missile. Quindi voi vedete. Ma non hai sparato un missile solo? Nello spazio non senti 2 missili. Infatti vedi la nave che viene colpita e comincia a subire
perché l'autocannon è andato, stavo sparando con quello a seguito della traccia. Lo spazio intorno alla nave vedi che si incrina e che la nave viene leggermente anche piegata dal siluro gravitonico, quindi fa dei danni di bassa. E l'altro siluro? Poi arriva l'altro siluro che completa l'opera. Vedo bricioline di navi che si spargono in giro. E sì, esplode a sfera. Credo di averla colpita. Se vede le persone che roteano nello spazio così. Non ci sono capsule di salvataggio che si sono salvate. Nemmeno cabine di lusso. Nemmeno cabine. Soprattutto non cabine di lusso. Sembra che abbiamo risolto. Se avete bisogno di me sono ancora qui. E chiudo la comunicazione. Sembra che questi armamenti siano filo più potenti di quelli che avevamo prima. Beh, in più Bob ha detto che li può produrre. Io eviterei di indignarci troppo, però. Vendiamoli. No. A me i soldi non interessano, poco fa. No, no. Se io dove lavoravo prima non prendevo un beer. Allora. Ma solo 40 beer. Ma ho sempre lavorato in nero. Se un siluro ad antimateria lo vendi a 400.000, un siluro gravitonico quanto lo vendi? Candy Candy Ron vuole vendere i siluri in nero. Allora, ci sono cose più edificanti che potremmo fare rispetto a vendere siluri gravitonici, tipo consumare vendette traumatiche. Certo. Con un siluro gravitonico. Ma Zero si domanda, visto che non è la prima volta che accade una cosa del genere, ma è possibile che nessuno capisca che parlare con comunicare con la Talisman sia brutta, brutta fortuna? Beh, è vero, tutte le volte che capita, cazzo. Tutte le volte che qualcuno ci minaccia. È vero. Portiamo sfide. Portiamo siluri gravitonici in questo momento preciso. E pappagalli antimateria. Ah, io lo faccio. La mia scorta di siluri gravitonici è finita, signore. Sì. Ma se stessimo fermi in questo posto, Samad. Sì. Aspettando che tu abbia rifatto un siluro gravitonico, quanto dovremmo stare fermi? E la risposta è lì. 5 giorni. 5 giorni non è 5 anni. Ci si può pensare. Samad, 5 giorni di vantaggio, sì. Ci avevano minacciato? Io sì. Non avevo sentito. Ok. No, ci avevano detto che ci avrebbero battuto. Ok, e si sente. Piccolo problema. Insieme alle altre tacche. Piccolo problema. È probabile che tutti i draconiti di questo settore o di altri non avranno molta simpatia per noi, perché pare che ciò che abbiamo fatto alla talisman, le modifiche, ci qualifichino come... Cosa avevano detto? Infetti, no? Infetti. Ma anche superiori su qualunque Bob. Campo, quindi. Sì, signore. Quali sono le nuove aggiunte che potrebbero farci classificare o che hanno rilevato? In che come senso, infette? Signore? Stanno parlando che hanno rilevato qualcosa sulla nave? È tutte le aggiunte o qualcuna specifica? Signore, non credo si riferiscano alla parte tecnologica. Penso a meno che non si riferiscano a me. Stavo pensando all'intelligenza artificiale. Oh, ma quindi è qualcosa di rilevabile il tuo cambiamento? Da dei sensori così a distanza? Beh, o così. Può essere il laboratorio dei naniti, il missile. E se fosse atomico? Qualcosa che ha bevuto Eric? Dubito, perché altrimenti, perché Eric aveva già bevuto tutto molto prima di potrebbe ora. Non essere una brutta idea, visto che l'ultima volta che Eric signore, così potreste tanto essere urto anche voi. Si sentiva fino alla sala armi. Noi. Potreste essere anche voi, signori. Perché siamo stati sulla siete una stati base. Su una base. Ilona, puoi essere esposti a qualcosa. Faccio uno scan. Beh, io interno alla nave. Ma provo. Beh, intanto potremmo anche andare in infermeria. È vero, sì, possiamo. Io rimango alle armi, non si sa mai. Beh, andiamo in infermeria, facci uno scan se abbiamo delle infezione di tipo o qualcosa di strano. Allora, boh, l'infermeria ci avrà i nostri parametri base. Assolutamente. Inoltre, vi aggiungo che
e vi spiego quella cosa adesso senza farla troppo lunga, vi spiego quella cosa per la quale erano state attivate per, cioè in quel settore, per sbarazzarsi della legione, questa specie di virus biomeccanico che passava dai corpi ma poi si fondeva anche con il metallo, che giustamente è abbondante. Quindi ve lo dico e vi dico, stiamoci a court. Intanto Bob, per non saperne leggere né scrivere, continua sulla rotta che ti avevamo dato. Intanto vediamo bene di fare qualche... La rotta che mi avete dato, signore, io l'ho intercettata. Abbiamo infatti trovato la nave, signore. Era questa? Ah, questa era la nave? Sì, signore. Probabilmente stava cercando la Qajar per abbatterla. Dentro? Oh. Perché potremmo aver risolto due piccioni con due siluri. No, signore, i miei sensori non individuano il metallo che fa parte della Qajar. Quindi la Qajar è ancora da qualche parte e probabilmente dovremmo essere in tempo per intercettarla. È più veloce di noi. È improbabile, signore. L'abbiamo persa, cazzo! Non l'abbiamo persa. Sicuramente è andata verso... Quando sarà il momento si farà rivedere. Sì, speriamo che non porti con sé qualsiasi cosa voglia uscire da quella strana sfera di oscurità. Qualsiasi cosa porterà con sé. Beh, se abbiamo aspettato... Ci penseremo in quel momento. Se abbiamo aspettato 5 giorni avremo un siluro... gravitonico con cui risolvere la situazione. Sì, sono dei bei giocattoli. È impressionante quanto la tecnologia possa essere distruttiva. E questo grazie alla mia scelta. Onestamente, questo non ne sono sicuro, però. Come dicevo a Ron mentre correvamo verso il reattore, le tue scelte, Ilona, non sono mai discutibili, sono sempre state sensate e pensate bene. Lui aveva detto così, era Roberto ironico mentre facevamo la cosa, ma Zero aveva detto esattamente... È verissimo. È vero. Ilona non farebbe mai cose senza chiedere agli altri prima, eccetera, eccetera. A dirvela tutta, io in realtà non sono così felice di questo nuovo assetto della nave. Perché? Un tipo di tecnologia del genere ci impedirà decisamente di volare basso. Adesso era una nave dei draconiti, quando diventerà una flotta? Eravamo dei commercianti di informazione, adesso andiamo in giro con dei siluri gravitonici. Non solo, siamo molto più lenti di prima. Scusa, Samad, ma dici che prima eravamo uno dei mercanti di informazione e ora abbiamo armi e distruzione, ma abbiamo cessato di essere dei mercanti di informazione quando ci siamo messi a inseguire la Qajar? Non ci sono informazioni da recuperare. Beh, non ci siamo scontrati contro la Qajar, ci siamo scontrati contro coloro che in un altro momento ci avrebbero completamente ignorati. Ma siamo andati dietro. Beh, non è neanche la prima volta in cui distruggiamo qualcosa, anche se non ci sta. Sempre disponibile se la tua idea è di andarcene e tornare da qualche parte, possiamo anche smontare le modifiche. Cerchiamo di individuare cosa ci qualifica come infetti, poi prenderemo le nostre decisioni. Comunque adesso abbiamo una ricompensa, visto che non possiamo raggiungere di nuovo la Qajar. Samad, scusa, una domanda. Sì. Rozbe Segoni. Sì. Bob. Non è un draconita. No, fa parte del consorzio. Consorzio. Il consorzio ci potrà proteggere dai draconiti. Diciamo che a Coriolis penso che ce ne sia uno di draconite. Perfetto, se noi arriviamo a Coriolis, dove c'è la guerra civile. E la guerra civile, ma soprattutto Rozbe. Mm-hmm. Ma soprattutto Rozbe. E scambiassimo la nostra nave per un'altra nave. No, perché potremmo azzerare il debito. Nave? Se noi ci portiamo dietro Bob senza nessun armamento su una nave più piccola in grado di viaggiare più velocemente con un nuovo nome, sì, un nuovo radiofaro, se serve viaggiare più veloce basta chiederlo. Avremo tempo per rifletterci. Cabine di lusso da sganciare nel caso per viaggiare più veloce? No, signore, ma posso rimodulare le modifiche in modo tale da creare dei siluri. Dei reattori. Siluri! questa nave... L'hai detto ormai, non puoi tornare indietro sulla registrazione. Questa nave evidentemente è una specie di tesoro nazionale ipertecnologico. Posso fare anche dei siluri, signore? Facciamo così. Andiamo verso il settore di Qua. E... arriviamo a Coriolis, vicino a Coriolis, in modo da poter, tenendoci a distanza di sicurezza, in modo da poter contattare Rozbe. Per intanto, il tempo che intercorre da qua a quando lo contatteremo,
lo passiamo tutti a farci delle belle analisi per capire se siamo infetti e analizzare la nave per capire veramente su che cosa cazzo non stiamo viaggiando. Non ti preoccupare, Samad. Se questa nave è il tuo trono, fermerò chiunque cerchi di portartelo via. Voglio capire di che cazzo è fatto questo trono, quindi studiamo, così poi possiamo scegliere. Tanto comunque, fino a Coriolis ci dobbiamo andare lo stesso, no? Sì, io vi aspetto l'infermeria per le analisi. Intanto continua a produrre siluro antimateria o... Sì, continua. Non si sa mai. L'antimateria o gravitonico, signore? Quella che fa più danni. Così dire. È il gravitonico, signore. Hai la tua risposta, Bob. Se puoi fare qualcosa con quel pappagallo, non esitare a chiederlo. Pappagallo! Usalo per l'antimateria. Se puoi farlo più in l'antimateria all'interno del pappagallo può essere uno strumento per accelerare la produzione di siluri gravitonici. Usiamo il pappagallo. Mi raccomando, il siluro che fai con il pappagallo, che sguaglio lo dico in privato, perché è una finezza di zero. No. Voglio che il siluro fatto dal pappagallo sia colorato. Ragazzi, no, il pappagallo no, non si tocca per due motivi. Il primo era di mio amico, il secondo, questa era una battuta, il secondo, un siluro gravitonico, una volta prodotto, lo utilizziamo in uno scontro fra navi. Un pappagallo antimateria lo utilizziamo come diversivo, lo possiamo mettere in un qualsiasi edificio. Samad. No, scusa. No. Nessuno si accorgerà che non è un pappagallo vero e possiamo utilizzarlo come arma in... Samad, non è un sistema sicuro da usare come diversivo, perché se noi siamo a 10 metri mentre qualcuno dice la parola frastani... No, ma tu non puoi riprogrammarlo per poterlo attivare? Noi sono un programmatore? No, io al massimo se mi dai una chiave inglese e un martello gli Beh, ma tra te e Ilona posso riprogrammare io con i naniti. Ron. Comunque l'antimateria rischia di darle delle alterazioni. Diciamo di regalare un animale esotico a qualcuno che sta tanto a cuore a noi. Considera l'eventualità. No, deve essere mia la spada che gli trafigge il cuore. Tu non hai ancora capito questa cosa. Questa spada mononucleare è fatta solo... Ron, monodimensionale, signore. Ron, quello che è. Ti ricordi che... Questa spada, pugnale, quello che è. Ci sono stato in quel posto. Sì. C'era una bella torre. In che senso? Che potrebbe essere fatta saltare in aria. E poi la tua spada potrà finire il lavoro. Esatto. La torre, io mi sto riferendo non a quella dove viveva lui, ma a quella che controllava tutto il muro. Che era la stessa. Era la stessa, ma ce n'erano di più però. No, quelle erano le torri di controllo. Le mura o la torre di controllo. È una delle tante cose che mi avete tenuto, diciamo, nascosto. Di cosa stiamo parlando? Tenuto no, è di prima che arrivassi sulla nave. Non hai mai chiesto. Io non c'ero ancora. Quella persona di cui ti parlavo qualche ora fa. D'accordo. Ah sì, forse una cosa non te l'ho detta. Okay. La torre dell'orologio dei tuoi genitori ci siamo schiantati sopra. Anzi, ci abbiamo fatto schiantare sopra chi ci inseguiva. Se mai dovrei riprendere la tua casata, ci saranno delle ristrutturazioni da fare. Spero non si sia ferito nessuno. Spero che in quella nave si siano feriti molti. Dico nella torre dei miei genitori. Credo che non ci sia più nessuno a casa dei tuoi genitori. Hai presente la torre dei tuoi genitori? Il cucù è una nave che esce. Beh, in ogni caso, quello che stavo dicendo è questa è un'arma potenzialmente molto capillare, fatta per fare un danno anche esteso, che la gente non si aspetta. Non scambiamola per una cosa, per un armamento che potremmo produrre semplicemente in più tempo. Mi fa piacere che hai iniziato a pensare di fino. Quando mai non l'ho fatto? Non dice niente, zero. Fate come volete, non me ne frega assolutamente niente. L'importante è che questa spada... passi attraverso il cuore di quel figlio di puttana. Il come, il perché non mi interessa. Il quando deve essere il prima possibile. Sei ancora vivo? È ancora vivo. È ancora vivo. Tu Samad non l'hai mai conosciuto. Io ti dico che è ancora vivo. Non è abbastanza intelligente da fare quel 8 più 8 che mi dice... Boh, si starà sbagliando.
Ah no, avrà fatto il mind walk, quello che lui vede nella mente, sì? All'uomo zoppo, che io penso sia il vecchio. Certo. Penso che, come si chiama, Shariarsi è il Shariarsi, vecchio, sì. E quindi allora lo conosce. Comunque, niente, il pappagallo rimane. Lo potremmo utilizzare in maniera creativa. E se poi non lo utilizzeremo in maniera creativa nei prossimi giorni, potremo sempre produrre una Bob, nel frattempo però riprogrammalo a poter essere attivato da noi a distanza. Pappagallo? Sì, signore. Invece che sbagliando il codice. Io ho scritto pappagallo con l'accento sulla pappagallo. Pappagallo. Ho sbagliato l'accento, pappagallo, ok. Pappagallo, boom. Galbum. Pappagallo di Troia. Esatto. Boom 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 boom. E dove sono i miei elefanti? La andiamo qui. Mentre entriamo nella mentre entrate nel settore metico. Esatto. Gorbani pensa che gli viene da fare il culo. Esatto. Tutti là dentro. E siamo intorno così a guardarlo. Vero, potrebbe essere lui l'infetto schifoso. E su questa affermazione, questa bella nota positiva, si chiude qui la distruzione delle navi che ci minacciano. Sì, lo capitano lo fa malissimo. Doppio. E bello il fatto che ci dadi sia... 4 successi, 5 successi, cioè. Minchia. È decente, cioè sì, quello che mi aspetto io di una media. Classe 3 la one shot con un Siluro Gravitone. No, infatti lo so, ma perché nessuno c'ha zero che spara i Siluro Gravitone. Ho fatto finta a fosse... mano, che è come tirare con una pistola a elastici contro un missile terra-aria. No, è che è fatto in Italia. No, in realtà a me il paragone è come evitare un Siluro che un missile che sta arrivando con una 9 mm. Perché se sei John Wick puoi fare anche quello. Certo. Quindi... Però la prendi in testa il missile. È abbastanza. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Coriolis. E stavi dicendo? Che c'è la scena esatta del Siluro. Hai visto Red? Ah sì, gli spara con l'RPG. Con l'RPG. E lui gli fa esplodere l'RPG col proiettile che entra dentro. È vero, è vero. Guardate Red se non l'avete visto. La prima apparizione di Padre Flanagan nel 2015. Dopo 2 anni... Di voi intorno al mondo l'abbiamo riviso nel 2017, ora sono passati 2 anni. Ti risponderò io, Damiano, e la risposta è no. Oh, il master non può negare né confermare queste informazioni. Il master può confermare. Non ho capito quello che hai detto, ma mi fido di te, Padre Flanagan, certo. È disperso nel nulla dello spazio e del tempo e abbiamo già visto il Falco Nero quest'anno, quindi... direi che... Però quello era Feng Shui. Potrebbe essere il finale di stagione di Coriolis. C'è la scheggia! Ma lui, Padre Flanagan! Dove ci amo! Se vuoi tirarti questa sola addosso, fallo da solo, non mi interessa. No, vabbè, lì si chiama andare in vacca una campagna. No, beh, però lì si chiama autolesionismo. Siete pronti, Araldi? È autolesionismo buono e puro. Puoi fare quello che vuoi. No, dai, dobbiamo farlo. Padre Flanagan Benedettis. Dai. Allora, Benedettis, no, secondo me, se Benedettis farà la cosa perfetta. Se finisce. Con lo spin-off. No, no, se finisci i punti che hai qua dentro, quando li finisci, è perché arriva Padre Flanagan. Quindi mai. Così lui usa 70 poteri a botta. Magari smette di usare poteri. No, però secondo me il De Benedettis ha raccolto tutti i più grandi occultisti d'Italia. Sì, certo. Per cercare di richiamare dal nulla Padre Flanagan. Che sarà il re in giallo, probabilmente ormai. No, a cui probabilmente, nel senso che probabilmente ha incontrato il re in giallo nel nulla cosmico ed è riuscito a confonderlo. Adesso se il re in giallo dice Padre Flanagan 3 volte. Secondo me esce da proprio, guarda il re in giallo fa... Che l'ho fatta vincere l'ultima mano! In pratica per dentro la gara lì con dei coboldi. Esatto. Comunque basta fare. E tra l'altro vanno d'accordissimo perché. Basta parlare di Padre Flanagan 5 minuti che si è scatenato il delirio. Grande, non può che essere così. Il personaggio più bello della mia carriera di GDR. Ti odio. Ah, Coriolis torna tra 2 settimane. Perché settimana prossima non giochiamo alla fantascienza, ma giochiamo ai samurai con le spade che tagliano i muri. No, non tagliano niente perché sono samurai veri. Giocheremo a Monogatari, che è l'hack di Clotos. E non è un medicinale. Che ha vinto come miglior game design. Lì, guardatelo. Per voi è di lì, ma per me è di lì. Ah, è vero. Okay. Che ha vinto come miglior game design ai Player Awards. È l'hack
giapponese di Clotos ci saranno. In giapponese. Ci saranno samurai, ci saranno persone che dicono "Date bayo" e che usano Itadakimasu! E che usano l'onore per decidere quanti punti fortuna possono avere. Ma non l'odore. Non l'odore. L'odore lo quindi decideranno. Quindi è Clotosu. Kurotosu. 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 Grazie per aver seguito questa puntata di Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo Actual Play in Italia. Ci trovate su QWERTY.it, FumbleGDR.it, Spreaker, Spotify, YouTube, Facebook, MySpace, Google Podcast, iTunes e il budello de Tumà. Esatto. Soprattutto il budello di Tumà. Travestito da pirata e visualizzato. GeoCities, MySpace, Altervista. ShinyStat. Per qualche motivo. ICQ. Così. Ma è, oh. ICQ. 60151629. IRC. Perfetto. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata. Voi andate a comprare i manuali di Clotos e di Gattai. Yes. Li trovate su fumblegdr.it/shop e sulla nostra pagina di Facebook. O nei vostri negozi di fiducia, se non ce li hanno, chiedete. Non sono di fiducia. Chiedete perché non ce li hai, fateli mandare. Bastardo. Stronzo. Bastardo. Esatto. Quello che scegliete di usare come intercalare con il vostro venditore di manuali. Se li comprate dai nostri shop, avete anche il PDF subito. Quindi. Meglio. Meglio ancora. Eh sì. E iscrivetevi al gruppo di playtest che trovate su fumblegdr.it/playtest. Perché stiamo per pubblicare domenica la prima parte del playtest di Not the End, che vi dà un'introduzione, che mi serve anche a me perché voglio fare un one shot con Not the End. Oh, se non trovate tutto quello che vi serve per giocare, non dite che cazzo, esce a capitoletti, di settimana in settimana facciamo uscire pezzettini, ora di 5-6 settimane ci avete praticamente tutto. Esatto, un capitolo alla settimana, quindi siete sicuri che qualche cosa tutte le settimane vi arriva, avete il tempo di leggerlo prima che arrivi il capitolo successivo e al termine avrete tutto quello che vi serve per giocare una campagna. Yes. Oltre a quello ci troverete Pugnarazzo e Shining Knights e ci trovate già Monogatari che giochiamo settimana prossima, quindi vi fate un'idea, c'è della ciccia. Soprattutto se avete se conoscete già Clotos, andatevelo a leggere Monogatari perché veramente, cioè, a me ha stupito, è veramente figo perché estende in maniera interessante, ma non troppo pesante, un concetto di gioco che già era figo di suo. Quindi, beh. Un concetto di gioco che ha vinto. Esatto. Come miglior game design. Insomma. Dettagli. Ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Fumble. Ascoltate SideQuest, ascoltate Epoca, ascoltate podcast di giochi di ruolo da tavolo. Buonanotte! Buonanotte! Ciao! Tutti attenti allo spazio!